Buongiorno e bentrovati in una nuova puntata di Sveglia Trieste. Come sempre, ospiti, le vostre chiamate da casa e i collegamenti con la sala operativa della Polizia Locale. Andiamo a vedere dal quotidiano Il Piccolo l'apertura di prima pagina: raddoppiati i casi di danno erariale, cause per 8 milioni, dagli assenteisti ai manager infedeli. Bundi denuncia in 12 mesi, ma dopo le condanne, recuperati dallo Stato soltanto 2 milioni e 600 mila euro. Fitch conferma il rating BBB, ma prevede il voto anticipato in Italia. Torna Secanti e si prende la presidenza della Friuli, ufficializzata dall'indicazione della Giunta Fedriga. Dopo settimane di indiscrezioni, il cambio al vertice di Friuli e lascia Del Fabbro, l'ex assessore regionale leghista Federica Secanti, al vertice della finanziaria regionale. Salvini e Di Maio separati in casa nel commento di Bruno Manfellotto e poi studenti in corteo contro la maturità giallo-verde. Trieste non molla per la scuola è lo slogan scandito ieri da centinaia di studenti triestini che insieme a migliaia di colleghi di tutta Italia hanno sfilato per le vie del centro per contestare la nuova maturità e le scelte del governo giallo-verde. Ufficiale la Barcolana nel Guinness come la regata più affollata del mondo e ancora oggi a Rocco arriva Renate per la lanciatissima Triestina, è davvero la prova del 9 del campionato. Miramare riparte dal nuovo logo acchiappa turisti, vedremo poi cosa ne pensano in giornata anche i triestini. Qualche istante di pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentrovati, bentrovati ancora in diretta su Tele4, proseguiamo, furbetti del badge, manager infedeli, Bundi denunce per danno erariale, raddoppiati in un anno i casi esaminati dalla Corte dei Conti, condanne per 8 milioni, ma ne sono stati recuperati solo 2,6, denunciate le carenze di organico negli uffici della magistratura contabile. Tra gli altri temi trattati dal procuratore regionale della Corte dei Conti Spedicato, anche quello degli assenteisti di regione, comune e soprintendenza, rispetto ai quali sono state recuperate delle somme di denaro per danno d'immagine. Allora andiamo proprio a sentire le parole del procuratore spedicato sul tema assenteisti. Ora, intanto per quanto riguarda l'assenteismo, avevamo promesso che ce ne saremmo occupati nella scorsa relazione e ce ne siamo occupati e abbiamo trattato fattispecie di assenteismo, alcune delle quali sono datate intorno anche al 2012, al 2013, sino ad arrivare agli anni più recenti. E sono stati già in sede dopo gli inviti a dedurre che hanno riguardato dipendenti della soprintendenza archeologica del Comune di Trieste, anche la Regione, sono intervenuti i recuperi di cui vi ho detto circa 40 mila euro. Ed inoltre anche in corso di giudizio, dopo l'emissione di atti di citazione, ad esempio nei confronti di dipendenti del Comune di Trieste addetti al mercato ortofrutticolo all'ingrosso, tre dipendenti hanno risarcito il danno, un altro invitato a dedurre l'aveva già risarcito prima, per cui ritengo che l'azione della Procura sia stata efficace nel recupero delle somme. Ci sono ancora altri casi di cui dovremo occuparci, inviti a dedurre nei confronti di dipendenti della Regione. Queste le parole della Spedicato, poi le altre notizie, Seganti ritorna in scena e incassa la guida di Friulia, ufficializzato dopo settimane di indiscrezioni, il cambio al vertice della società, la passionaria del Carroccio prende il posto liberato prima del tempo da Del Fabbro, non commenta la stessa Seganti, attende le nomine formali, nel CDA anche Francesco Clarotti, manager generale e avvocato pordenonese, Barbara Bortolussi. Dal governo giallo-verde attacco al cuore delle libertà, l'ex sottosegretario democratico De Micheli a Trieste. Fitch conferma i giudizi sull'Italia, una manovra bis possibile in estate, rating BBB, ma l'agenzia si aspetta elezioni anticipate. Le tensioni tra Lega e 5 Stelle creano incertezza, dice Conte. Nella seconda parte dell'anno le nostre misure daranno un impulso alla
ripresa. Reddito di cittadinanza, obbligo di lavoro, ma solo se lo stipendio supera gli 858 euro. Nuove condizioni per accettare le offerte di impiego: lo Stato non potrà verificare le spese effettuate con la carta. Per quota 100 crescono gli anticipi. Salvini insiste, la TAV si farà, Chiamparino sì al referendum, a inizio marzo la decisione definitiva, ma già da martedì i primi scontri dell'Unione Europea. Forza Italia e Giorgia Meloni a sostegno dell'opera. Tajani dice 50.000 posti a rischio in caso di ritiro appunto dell'Italia dall'opera. Renzi va all'attacco dei magistrati, fiero e orgoglioso dei miei genitori. L'ex premier torna a Torino a presentare il suo libro a Lingotto, Non mollo, il suo popolo gli chiede un nuovo partito. Le accuse ai miei, andremo a processo, non scappiamo, come ha fatto Salvini. Formigoni in cella, un padre nostro, prima di entrare, gli avvocati hanno già presentato istanza per ottenere i domiciliari, l'ex governatore Lombardo è condannato a 5 anni. L'Ungheria allunga le mani sul mondo dei media croati, imprenditore vicino al premier magiaro Viktor Orbán, pronto ad acquistare la televisione di Zagabria Z1, tempismi sospetti con gli appetiti di MOL sul INA. Il confine etico infiamma le tensioni tra Serbia e Kosovo, invece bisognerà capire appunto se si arriverà a una definizione condivisa. Condannato per cure con olio di cannabis, la presidente croata concede la grazia, firmato il decreto per Luksetic, malato di sclerosi multipla, è stato giudicato colpevole di produzione e spaccio di droga. Foligno, maestro denunciato, umiliato i nostri figli, i due alunni nigeriani presi di mira in aula dal supplente, i genitori e razzismo, ma l'insegnante respinge l'accusa, chiedo scusa, era un esperimento didattico. Venezuela, i militari sparano ai manifestanti, due vittime al confine, altissima tensione nel paese in vista dell'ingresso degli aiuti, appello all'ONU contro la violenza e concerto per la speranza. Istat italiani un po' più soddisfatti, il porto sicuro è sempre la famiglia. L'indagine dell'Istat, la propria vita dà una media di voto pari a 7, il 53% è contento della situazione economica, cresce la diffidenza fuori dalla cerchia di amici e parenti, l'indagine condotta all'inizio del 2018. La Barcolana entra nel Guinness, è la regata più grande al mondo, certificato il record conseguito il 14 ottobre con 2.689 iscritti, il diploma in viaggio dall'Inghilterra verso la sede della società velica di Barcola e Grignano. Il gruppo Illy punta su Domori, la rivoluzione del cacao fine, l'azienda cresce a doppia cifra con un giro d'affari di 18,3 milioni di euro, l'amministratore delegato Macchione, nuovi prodotti in arrivo. Cresce il fatturato della Triestina Italesse, ora brindiamo con il legno riciclato, una trentina di dipendenti, l'azienda specializzata in vetrerie e cristalli, premiata per il secchiello green da champagne. La rivolta degli studenti contro la nuova maturità, modifiche scandalose, dicono centinaia di ragazzi in corteo per criticare la scelta del MIUR di cambiare le regole. A pochi mesi dall'esame non ci sarà tempo materiale per prepararci a dovere. In molti rimpiangono la vecchia tesina, ora sparita dalle opzioni della prima prova. Ritardi e incertezze stavano mettendo in allarme famiglie e docenti. Andiamo a vedere il servizio dal nostro telegiornale di Gianluca Paladin, che è stato in piazza in mezzo proprio agli studenti delle scuole superiori triestine che peraltro hanno mandato in tilt in traffico ieri mattina. Siamo solo noi, non c'è nessuna sigla perché volevamo che questo corteo fosse al di sopra delle parti. Protestiamo semplicemente per la nuova matura che con le tempistiche ci sta, diciamo, tagliando le gambe. Studenti di vari istituti sono scesi per le vie della città in segno di protesta contro le tracce per la maturità. Le esigenze sono di fare chiarezza su come sarebbero strutturate queste prove, i quesiti contenuti in esse e di capire quanto effettivamente siano congruenti con i programmi di studio portati in classe durante l'anno. I moltissimi ragazzi presenti al corteo sono partiti con la loro marcia da Piazza Goldoni per poi transitare per Piazza Oberdan e concludere con un presidio in Piazza Verdi. Protestiamo per la maturità che è cambiata e sta continuando a
cambiare in corso d'anno è per i tagli all'istruzione. Principalmente il motivo della maturità è che non abbiamo avuto, cioè non abbiamo le idee chiare e gli insegnanti non sanno cosa fare perché nemmeno loro hanno le idee chiare, sta continuando a cambiare e non capiamo niente e siamo un po' agitati per il tutto, ecco. I programmi scolastici devono essere, diciamo, adeguati alle nuove simulazioni che sono imposte dallo Stato, simulazioni che devono essere con argomenti precisi e non molti alunni si ritrovano a fare questi argomenti e quindi ci ritroviamo a fare delle simulazioni a cui noi non siamo preparati al massimo, diciamo. E siamo il gruppo dei rappresentanti, abbiamo cercato di organizzare questo corteo per cercare di muovere più gente possibile e penso che ci siamo riusciti. E ci siamo radunati con tutti i rappresentanti di tutte le scuole per decidere di portare ognuno in piazza i propri compagni, i propri colleghi, diciamo. E quindi abbiamo semplicemente cercato di staccarci da delle associazioni politiche e dire di fare una cosa apolitica perché appunto noi crediamo che qualsiasi studente va in contrasto a questa nuova maturità, qualsiasi sia il suo orientamento politico. Poi una novità, a Miramare si rinnova il look con il logo a chiappa turisti, presentato il nuovo simbolo di Park Castello a misura di gadget e smartphone che rivisita in chiave contemporanea la M, eccolo qui, dell'emblema storico di Massimiliano, simbolo polivalente, servirà per gadget, cartellonistica, carta intestata e sito internet. È stato realizzato dagli architetti Migliore e Servetto, già titolari di progetti per altri importanti musei internazionali. Anche qui abbiamo il servizio, vediamo. Storia, dinamismo, apertura verso il mondo, inclusività e pluralità. Il Castello di Miramare cambia volto e immagine e presenta il suo nuovo logo, segno di un nuovo corso volto a comunicare e raccontare la propria storia in maniera diversa, proiettandosi verso il futuro con un obiettivo: attrarre sempre più visitatori. Il logo, presentato oggi e realizzato dallo studio di architettura Migliore più Servetto, rappresenta un pittogramma di colore rosso che rimanda alla M, lettera iniziale di Massimiliano d'Asburgo, ma anche di museo. Mentre nella sua parte inferiore un segno aperto ripropone la sagoma del molo e a livello ideale l'apertura del museo alla città ma anche all'Europa e al mondo. Teniamo conto che il sito di Miramare raggiunge numeri che sono alla pari dei primi siti. Miramare è tra i primi ma non tra i primissimi. Anche qui però dobbiamo porci una domanda e cioè la fruibilità va garantita a tutti e quindi ragioniamo, partendo da questo punto di vista, ma ragioniamo anche sul fatto che i costi di manutenzione del parco di Miramare sono micidiali. Quindi se magari riuscissimo a far capire ai triestini in primis, perché sono loro che vanno a passeggiare per lo più al parco di Miramare e con grande amore, perché sai, da quando sono nati ci vanno, però che piccolissimo contributo, moltiplicato per tante centinaia di migliaia di persone, può aiutare a gestire meglio il sito. Proseguiamo parlando di Promo Trieste. Ai titoli di coda, ha chiesto ai soci la liquidazione, il direttivo sceglie la strada della chiusura e convoca l'assemblea per il 21 marzo, l'asset più appetibile, la gestione del park a Miramare, due dipendenti da ricollocare. Gli interessi cinesi sul porto triestino e i ritardi di Roma e l'Unione Europea, D'Agostino sottolinea le chiarezze di idee espresse dai vari attori a livello locale. Il degrado senza fine dell'autostazione tra risse, sporcizia e ingressi introvabili, turisti esasperati dell'assenza di cartelli, indicazioni stradali e i commercianti denunciano il continuo via vai di balordi. L'edificio vincolato dalle belle arti, anche la posa di un'insegna ha un iter complesso. Morti sospette, 14 specialisti per le autopsie, medici legali, tossicologi, anestesisti, un superpool accerterà eventuali responsabilità del dottore accusato di omicidio. Cattivi odori a Mattonaia, nuovi test sui serbatoi, tal SIOT, due nuovi progetti per contrastare la grande puzza, ma non ci sono rischi, dicono, per la salute dei cittadini.
6 carri e 13 gruppi pronti per la sfilata del sabato a Opicina, da giovedì 26 a sabato 28, scusate, a sabato 2 ci sarà il carnevale carsico, fiere da circo, fiumi di birra e le sfilate elettrizzanti dei gruppi Lalo e Vichinghi. Andiamo a sentire anche il servizio relativo al progetto della maxi terrazza al bivio di Barcola, che andrebbe a congiungere e ad allargare l'area delle tre esistenti, proposto da Michele Babuder, che ieri ha svelato anche il rendering del potenziale progetto. Una maxi terrazza al bivio di Barcola che congiunga le tre attuali, andando ad integrarsi in modo armonico con il paesaggio e con tutte le dotazioni del caso, docce, rampe e accesso ai disabili. Ecco il rendering della proposta di progetto presentata dal consigliere comunale di Forza Italia, Michele Babuder, in commissione lavori pubblici del comune di Trieste. Un'opera che integrerebbe l'esistente, andando a superare pure la vetustà di alcune banchine danneggiate dalle recenti mareggiate, creando un profilo a più piani degradanti verso il mare, con uno stile molto vicino a quanto realizzato sui lungomare dei grandi alberghi realizzati di recente in Istria e Dalmazia, vedi la Baia delle Cicale di Lussino. La differenza però è che la struttura rimarrebbe rigorosamente pubblica e accessibile a tutti. Ma innanzitutto mi fa piacere che l'ipotesi progettuale abbia accolto anche così il benestare del sindaco, che si è manifestato entusiasta. Mi fa piacere perché, partendo da quelli che sono stati i danni che purtroppo hanno subito le strutture durante le mareggiate di ottobre dello scorso inverno, la mia è stata una proposta volta a riqualificare un'area nel rispetto di quello che è anche il suo inserimento, il contesto naturale, quindi vicino alla riserva marina, ma anche vicino e molto cara ai triestini per quanto riguarda l'apprezzamento e la possibilità di recarsi al mare. L'opera, su una superficie complessiva di 150 metri di lunghezza per 10-15 al massimo di larghezza, andrebbe a colmare quei vuoti tra le terrazze esistenti, ovvero quei due buchi attualmente occupati da tratti di mare e scogliera, peraltro in degrado, che offrirebbero nuovi spazi agli amanti del mare e della tintarella. Si tratta di un'ipotesi progettuale, ovviamente, che andrà approfondita, che andrà valutata da parte di un progettista e di chi obiettivamente di queste opere si intende. L'intendimento e la volontà sarebbe quella di ampliare quelle e congiungere quelle che sono le tre terrazze esistenti e magari ampliare così le zone a mare, favorendo un accesso sia al mare sia alle terrazze medesime. Questa insomma la proposta. Veniamo ad altro. Da Antonio e Bruno arrivano i parenti a Sistiana Henry con mamma Zelda. Da oggi al 24 marzo l'infopoint, gli scheletri ricostruiti e montati lunghi 8 e 4 metri. Sarà inaugurata alle 10 all'infopoint di Sistiana la mostra "Sono tornati i dinosauri", ricostruiti e montati dalla Zoic di Flavio Bacchia. Andiamo avanti, anzi ci fermiamo un attimo per sentire dalla sala operativa della Polizia Locale le ultime su traffico, viabilità e eventuali manifestazioni. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Nottata nella norma, continuano in essere il cantiere sulla Piazza Libertà, robe che riguardano la circolazione per la giornata di oggi, solo la partita alle 14.30 della Triestina, per il resto altre cose che appunto inficiano la viabilità non ce ne sono per la giornata di oggi. Bene, grazie. Grazie all'ispettore capo Roberto Leonardi per gli aggiornamenti del mattino. Diamo un'occhiata allora alla pagina sportiva. Rocco e Renate in gran forma per la Triestina e la prova del 9. Gli alabardati vogliono prolungare la striscia di 8 gare positive e cercano la nona vittoria casalinga. Per il Pordenone intanto match insidioso con la Fermana. In campo il classico 4-2-3-1 con Procaccio alle spalle di Granoce, ospiti senza De Sena, quindi Triestini in campo con Offredi in porta, Frascatore, Lambrughi, Malomo, Formiconi in difesa, Coletti e Maracchi centrali, Mensà e Beccaro esterni, Procaccio e Granoce di punta. Pavanel, rispettiamo gli ospiti ma possiamo far saltare il banco, così il tecnico della Triestina. E poi domenica, in vista dell'Old Star Game fra Trieste e Gorizia, le parole dei due allenatori che saranno in panchina ad allenare le vecchie glorie del basket triestino-goriziano.
Tani invece da una parte che dà appuntamento ai suoi convocati direttamente sul campo, un'occasione per riabbracciare grandi persone e tornare giovani. Tani invece dal suo Trieste, quel derby salvezza perso, resta una ferita dolorosa. Il Paron Zorzi da giorni sta lavorando in palestra con i miti isontini, mi auguro che Premier non mi tradisca, peccato per Bullara. Zorzi e la sua Gorizia, torna ad allenare il Pecce, l'ho lanciato da ragazzino. La C Gold, lo Iadra Montebelluna, Silver, il Bor fiuta i playoff. Andiamo a vedere anche la situazione per quanto riguarda ancora il basket. Italia travolgente, dopo 13 anni finalmente torniamo ai mondiali, vittoria per 75-41 contro l'Ungheria. Senza storia il confronto a Varese con l'Ungheria, delirio azzurro, nelle altre 10 gare 10 punti ciascuno e sconfitte per Peric e Dragic del Alma. Il Milan stenta un tempo, poi dilaga, Piatek pistolero che non perdona. Nella ripresa i rossoneri domano la resistenza dell'Empoli andando a segno con il bomber polacco e che si è nel giro di una manciata di minuti, 3-0 del Milan dunque all'Empoli. Alla Barda parliamo di pallamano, ecco Lekovic per fare colpo a Merano. Alle 19 l'ultimo impegno per i biancorossi. Prima della Coppa Trieste ha bisogno di riscattare il flop con Gaeta e risalire. Trieste fa visita alla Prorecco per non sfigurare nell'ambito della pallanuoto, alla Bardati in casa della capolista imbattuta, Bettini mettiamo benzina nel motore per il rush finale della salvezza. Andiamo a vedere anche il servizio di cronaca che parla di un'operazione antidroga della polizia locale di Trieste che si è originata a partire da un incidente stradale e ha portato allo smantellamento di una vera e propria rete di spaccio nella città di Trieste. Quando un evento fortuito, banale e per nulla significativo di per sé spalanca le porte a un'indagine complessa e articolata, capace di smantellare un'intera rete di spaccio di droga. E l'opportunità capitata agli agenti della polizia locale che il comando di Trieste non si è lasciato scappare. Tutto è iniziato a giugno con il cappottamento di un'auto in via Locchi in cui viaggiavano due pregiudicati per droga. Nel veicolo incidentato fu rinvenuta un'ingente somma di denaro. I contanti nascosti nell'auto hanno insospettito il nucleo di polizia giudiziaria, che dopo aver informato il PM Federico Frezza ha varato una serie di pedinamenti mirati, appostamenti che hanno confermato come entrambi fossero degli spacciatori recidivi di eroina. Quindi la scoperta degli altri personaggi chiave nella rete triestina, in primis il pakistano richiedente asilo Uzair Uzair, che aveva trasformato la sua abitazione in una centrale di spaccio di eroina e cocaina. Sentendosi braccato, l'uomo cambiava più riprese domicilio, spostandosi nell'abitazione della compagna. La droga che spacciava, stando agli accertamenti, arrivava da Udine. In seguito, a novembre, finiva in manette un'altra componente della gang, la quarantenne triestina Cristina Albanese, che vendeva le dosi al dettaglio nei rioni di San Giovanni e del Viale 20 Settembre. Quindi, a cascata, gli altri arresti. Quello di un altro spacciatore pakistano, Afridi Aziz, oltre che del boss Uzair, che interrotti i contatti con il Friuli, era stato costretto ad aprire nuovi canali d'acquisto nella vicina Slovenia. A ritorno da una trasferta oltre confine, è scattato l'arresto del 31enne e della sua convivente, la cittadina serba Sandra Ulanovic. Ai quattro finiti al coroneo si aggiungono altrettante denunce a carico di un 35enne triestino, di un pordenonese di 32 anni, un pakistano di 25 e un afghano di 26, tutti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione mista italiani ed immigrati che puntava a radicare i propri affari sul mercato della droga nostrana. Questa è insomma l'importante operazione che abbiamo visto. Poi volevo vedere anche, prima di andare in pubblicità, il servizio sulla nebbia a Trieste, perché oggi ci siamo risvegliati un po' tutti con la bora che riporta Trieste ad un suo clima, diciamo, più tradizionale, più consueto, ma due sere fa l'immagine di Piazza Unità e del centro era alquanto inconsueta. Piazza
Piazza Unità, esterno sud. Dopo 20, il cuore di Trieste si presenta così. Non sono le rive del Tamigi, in fondo non c'è la Madonnina di Milano. Quello che non si vede è il comune di Trieste, un evento singolare per la nostra città, un paesaggio fiabesco, ipnotico, che ieri sera ha avvolto la piazza nascondendone i contorni. Tante le persone che si sono fermate a scattare foto incuriosite dal fenomeno insolito. Tanto fitta era la nebbia che era difficile intravedere le luci blu della pavimentazione, abbassandone notevolmente la visibilità sulle strade, nascondendone quasi le luci delle macchine. Nelle prossime ore le temperature saranno miti, con cielo sereno. Nella tarda serata, sulla pianura e sulle coste, soffierà bora sostenuta e domani ci sarà un drastico calo delle temperature, con raffiche di vento superiori ai 100 km all'ora. Bene, bene, insomma, immagini del tutto caratteristiche e inusuali. Allora, noi tra un istante ci fermeremo per la pubblicità, poi ripartiremo con il primo ospite. Vi ricordo il numero di telefono 040 31 39 93 per mettersi in collegamento con Tele4 e intervenire in diretta a Sveglia Trieste. Ci vediamo tra poco. Bentrovati, bentrovati ancora a Sveglia Trieste, ci ha raggiunto in studio Rossana Giacaz della CGIL regionale. Buongiorno a tutti. Buongiorno e bentrovata. Allora, partiamo dalle cose di maggiore attualità circa la situazione delle occupazioni nell'ambito della sanità, degli incontri che proseguono con l'amministrazione regionale per insomma arrivare a una nuova definizione anche degli organici, di eventuali nuove assunzioni. Come si sta lavorando? Qual è diciamo, il punto della situazione? Abbiamo avuto un inizio un po' a scossoni con questo assessore che poi, insomma, per quanto riguarda il personale abbiamo avuto alcuni incontri che stanno proseguendo. Uno ci sarà proprio, continuerà lunedì. Speriamo che sia proficuo, ecco, avere un momento di discussione che non sia solo, come dire, la schermaglia sui giornali oppure... e la possibilità di avere alcune risposte, io credo che sia comunque un metodo positivo. Vedremo a cosa porterà. Ora si stanno discutendo di cose più contrattuali rispetto a degli emolumenti che ricevono gli operatori, e poi andremo a discutere anche di questo benedetto taglio che noi speriamo venga sterilizzato in qualche maniera, di 9 milioni sul costo del personale che erano scritte nelle linee di gestione. Noi speriamo, perché il personale non abbonda, anzi, e appunto di riuscire a sterilizzare in qualche maniera questo diktat della riduzione del costo del personale dell'1%, che equivale in regione a 9 milioni, per noi 1 milione e 800 mila euro. Ecco, questo è un fantasma, diciamo, uno spettro che abbiamo e dobbiamo in qualche maniera, discutendone, trovare una soluzione, perché il personale va implementato, non va ridotto. Ecco, infatti da più parti insomma si era parlato della necessità di aumenti nelle, diciamo, le dotazioni di organico, anche peraltro in vista di possibili, diciamo, uscite dal mondo del lavoro, anche a seguito di quota 100, pare che insomma tanti potrebbero uscire dalle, certo, aziende sanitarie. C'è quota, c'è una fisiologico, come dire, pensionamenti fisiologici, più dobbiamo aggiungere quota 100, c'è un grande turnover che va coperto assolutamente. Noi partiamo già da un deficit di personale, quindi questo si sommerà, il deficit, no, si somma alle uscite dei colleghi che riusciranno, speriamo, ad andare in pensione. È un sistema che si sta reggendo con il bilancino, in qualche punto a punti di caduta anche, e noi non possiamo permetterci di ridurre il personale, questo è il punto. Allora, se noi siamo disponibili alle riorganizzazioni, a rivedere dove ci sono gli sprechi, i doppioni, tutto quello che ci siamo già detti ormai da troppi anni, agiamo su quelli, ma il personale va assunto, perché medici, infermieri, OS, fisioterapisti, sono quelli, insomma, tutte le figure che fanno poi di fatto una sanità, oltre che l'attrezzatura, il materiale, no? Che deve essere sempre all'avanguardia. Cioè, la sanità, in sanità va investito, ecco, per il bene comune, ma anche per l'economia, dico io, perché sono industrie queste, eh? Ci sono più di 3.000 occupati in sanità. Questo è un aspetto magari sul quale ci si sofferma un po' troppo poco, ma è
una grande industria qui, se si pensa, no? Di occupazione, visto che stiamo in un momento di crisi. Quindi è giusto che insomma, la guardiamo con il giusto peso. Già che volevo chiedere, cosa è cambiato nell'approccio appunto con la Regione? Perché in campagna elettorale si è parlato in maniera quasi preponderante di sanità nei dibattiti, eccetera. La nuova giunta, diciamo, ha promesso un'inversione di tendenza molto forte anche sulla riforma, sulla modalità di gestione di territorio, ospedale e quant'altro. Che differenze nota adesso nel rapporto tra prima e dopo? Allora, si è parlato molto come si è parlato prima e come si parlerà, perché la sanità vale metà del bilancio regionale, questo è il primo punto. Quindi in un momento di crisi, in un momento di ristrettezze, se io voglio mettere mano al bilancio generale, è evidente che un focus c'è sulla sanità. La sanità è uscita da una non riforma, perché la riforma Telesca non è stata portata a compimento. Io credo che bene ha fatto questa giunta a non dare ulteriori scossoni, perché eravamo dentro un percorso di riforma non concluso, e bene ha fatto secondo me questa giunta a toccare il modello, ma in maniera sensibile, ecco, non in maniera da stravolgere tutto, perché è un sistema che è già in stress. Abbiamo iniziato con un'interlocuzione con l'assessore un po' a strappi. Io spero che si cominci a, come è stato, che si cominci e si continui a discutere, perché non c'è una differenza di colore in sanità, c'è l'obbligo da parte di tutti noi di discutere per far fare un passo avanti alla sanità, per mantenerla, perché è un bene di tutti. Le differenze, mi spiace, ma ogni volta che si parla di sanità, noi prima di parlare dei servizi parliamo dei danari, e questo purtroppo è un motivo per quello che ho detto prima, magari, perché è la metà del bilancio, ma un motivo ricorrente dentro tutte le amministrazioni di qualsiasi colore. Arrivano e dicono, vabbè, aspetta che ci metto mano, perché lì c'è un bel gruzzolone, ecco. Questo è il punto. Quindi mi auguro appunto che le cose vadano avanti così, con un rapporto proficuo per quanto riguarda questa roba qua. E l'altra di fare le cose appunto analizzandole per benino, ecco, perché gli spot elettorali, uscire dalle campagne elettorali è sempre un po' difficile, perché tutti, anche l'altra volta, io su questo l'esperienza che ho avuto durante la campagna elettorale, ci sono magari anche parole molto più altisonanti, ci sono anche titoloni che poi magari non si concretizzano. Per questa ultima giunta cito il NUE, no? Il numero unico di emergenza, che sembrava andasse cancellato, invece appunto le cose sono più difficili poi, perché non è così semplice come negli enunciati, ecco, diciamo così. Allora, sentiamo la prima telefonata, buongiorno. Buongiorno Claudio. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Un giorno, guardando Tele4, ho seguito un'intervista del vostro segretario provinciale ed ho capito che il vostro sindacato è intriso di ideologie di sinistra, a discapito dei lavoratori. Infatti, nell'intervista dietro al sindacalista vi era una libreria in cui spiccava un libro su Lenin. Certo che ai lavoratori interessa molto. Ed infine, quando ho fatto una domanda su quanto guadagna la vostra segretaria nazionale, la risposta è stata meno di un sindacato, di un sindaco, mentre sul giornale è tutto altro. Grazie. Allora, c'è stata sta discussione su che è nata con l'attacco da Camusso, che uno può attaccare ovviamente chi vuole, quando vuole, sulle idee. Attenzione alle fake news, ecco, perché c'è troppa disinformazione. Ecco, noi abbiamo già avuto alcune smentite pubbliche, ovviamente obbligate dalle querele. Insomma, non è una cosa tanto piacevole, e neanche tanto interessante sta roba. Però ecco, sono delle notizie false, purtroppo sono state anche raccolte qua e proprio durante la vostra rete, anche sì. un esponente, insomma, probabilmente io mi auguro abbia fatto in buona fede raccogliendo una notizia falsa. Ora insomma vedremo, perché ripeto, le querele sono sempre
fastidiosa. Però ecco, non fidiamoci di tutto quello che leggiamo, poi se siamo intrisi o meno di a sinistra, so, lascio al signore insomma le sue considerazioni. L'iscrizione al sindacato non è obbligatoria, no? Lui può fare quello che vuole. Bene, sì, assolutamente. Bene. Ma si è capito quanto guadagna sta camusso? C'è scritto nel sito. C'è scritto. 3.000, sì, se va a vedere nel sito ci sono le buste paga. Ok, quindi più o meno quanto il sindaco di Trieste. Dai. Non so quanto guadagna il sindaco siamo di Trieste. Quelle 3.000, sì, io, 3.000. Io non so perché non mi sono non ho la busta paga di Camusso, però è nel sito. Però hanno detto, scusate, la disquisizione non era su quanto prendeva, perché adesso discuteremo su quanto prende, ma su una fake news che era uscita, che era andata in pensione, cosa falsa, non è andata in pensione, che prendeva 13.000 euro al mese, cosa falsa, non prende 13.000 euro, e ha preso 1.000.000 di TFR, se non sbaglio, cosa falsa. Ecco, allora, questi tre argomenti sono falsi. Chi li dice un falso. Poi, voglio dire, ha ragione Landini quando in un'intervista dice: io sono pagato con i soldi degli iscritti, chi mi potrà fare un rilievo rispetto alla paga, non alla fake news, saranno i nostri iscritti, però questo è, nella massima trasparenza. Poi abbiamo anche la smentita di Prezzi, che sono si è scusato. Fatti. Sentiamo però la prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Ah, è pronto, buongiorno Bruno qua. Ciao Bruno. Buongiorno. Ecco, buongiorno signora, buongiorno. Un'informazione. Sì. Mi pare di aver capito che per diciamo così, abbattere le corde, no, di queste persone che chiedono visite specialistiche e anche di fronte a un'urgenza, pare di aver capito che si può accedere all'intramenia pagando solo il ticket, cioè se va all'intramenia attività professionale di medici e si paga, però visto che le code sono lunghe c'è una disposizione che permette chi che ha urgenza di andare intramenia invece di pagare la parcella in pieno al medico paga solo il ticket, questa mi pare di aver capito. E dopo volevo dirvi, siccome che i sindacati qua per altre attività commerciali, no? L'imprenditore, qualche imprenditore ha detto che avevamo voi sindacati che abbiamo tollerato i sindacati. Voi nella organizzazione sindacale della sanità da parte dei datori di lavoro siete tollerati oppure considerati? Il vostro peso specifico conta? Grazie. Grazie Bruno, prego. Grazie Bruno. Allora, la prima notizia, non l'ho sentita così come l'ha espressa, magari fosse così, io ho letto solo nelle linee di gestione che dovrebbero chiudere l'intramenia quando non ci sono più disponibilità per la stessa specialità nel pubblico, quindi non si può fare libera professione se non ci sono più posti per quella specialità nella parte pubblica, quella con il ticket, quindi più o meno è quello che dice lui, però non in quel senso, nel senso che chiudono l'intramenia del medico. Questo è scritto nelle linee di gestione, però che devono essere approvate dentro i piani. Io credo che questo potrebbe essere una cosa giusta, ecco, perché è sbagliato che io magari vada a prendere una visita oculistica, cito l'oculista per dire, e non posso prendere appuntamento perché nel pubblico non c'è posto, però dico vabbè in privato pomeriggio, ecco, di solito la risposta è questo nelle linee di gestione, in queste linee di gestione c'è scritto che anche il medico deve chiudere la sua lista la sua libera professione e rispondere all'istituzionale. Questo secondo me è una cosa buona se verrà recepita da tutte le aziende. I medici sono già in rivolta. Ve lo dico subito. Allora, se pesiamo, io non credo che abbiamo un peso specifico generale. Noi veniamo ascoltati quando abbiamo la gente con noi. Cioè, il sindacato non ha una forza in sé, se non ha
le persone dietro. Io credo che in questa ultima vertenza, questa più sul personale, sulle linee di gestione, su questi 9 milioni che andavano tagliati, noi abbiamo fatto tantissime assemblee in tutta la regione con il personale e a contatto il personale che noi abbiamo rappresentato. Ci tollerano, a volte ci tollerano e a volte siamo anche, come dire, utilizzati anche per l'organizzazione, nel senso che se io devo fare un grande cambiamento e io so che gli operatori con 4 suggerimenti accettano meglio questo cambiamento, possiamo anche essere non tollerati ma anche, diciamo, apprezzati dal datore di lavoro. Non è una buona parola, però insomma voglio dire, ci può essere una collaborazione quando l'azienda collabora con i suoi dipendenti. Ecco, questo è un po' il punto. Io non ho tante ambizioni di farmi apprezzare dalla controparte. Io vorrei, e a volte non ci riesco, farmi apprezzare da chi rappresento, da chi è iscritto. Ecco, questo è un po' il punto. E se contiamo quando abbiamo la gente. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. 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 Ben arrivata anche la signora Giacca. Grazie. Buongiorno. Io volevo semplicemente dire una cosa. Gradirei qualche volta che i politici si siederebbero un po' con gli operatori sanitari, soprattutto con gli infermieri, anche gli OS, praticamente, visto che sono tacciati di tante lamentele da parte anche delle persone, perché effettivamente quando tu vai in ospedale qualcosa sei a diretto contatto proprio con loro, anche perché il personale è poco, questo lo sappiamo. E poi gradirei anche sapere quando si metteranno a posto le sale operatorie a Catinara, perché c'è una carenza comunque cronica di persone, di personale che lavora, e anche praticamente dovrebbero essere apprezzati un po' di più, e anche praticamente non dire li togliamo anche l'indennità e tutte queste cose che è stato parlato. Io spero che non lo facciano, perché veramente allora, dopo tutti gli anni di studio, i sacrifici che tu fai, perché cominci un'operazione la mattina e poi non hai nemmeno tante volte il cambio e devi rimanere là e poi devi addirittura giustificare le ore che tu sei rimasto in più, perché fino al giorno dopo non passano le 11 ore e mezzo, cioè mi pare una cosa veramente vergognosa. E i vertici dovrebbero un po' pensare a questo, abbassare un po' i stipendi e dare un po' di più a queste persone, gratificarle e qualche volta anche dire grazie, perché se l'ospedale va avanti, praticamente anche una sala operatoria va avanti perché ci sono gli infermieri, perché praticamente tante volte lavori con delle persone che non sanno nemmeno, chiamiamoli ordigni, così la gente capisce di più quello che tu devi dare in mano a chi ti opera, al medico. Allora a questo punto penso che questo bisogna un po' abbassare, i politici dovrebbero anche un po' parlare con queste persone e abbassare un po' i stipendi ai politici, a tutti quanti che sono ai vertici, e avere queste persone che salvano la vita umana, perché effettivamente tu lavori, non è che giochi, tu stai salvando le vite umane, dunque dovresti essere più che gratificato. Grazie e buongiorno. Grazie signora, prego, prego. Una giustissima rivendicazione, no? Che riguarda le sale operatorie. Io aggiungo a tutto quello che ha detto, a cui non bisogna, non toglierei una virgola di quello che ha detto, ha perfettamente ragione. Aggiungo che questo andrebbe a beneficio anche delle persone, anche degli utenti, no? Perché se io una sala operatoria che lavora di più, io riesco a battere le liste d'attesa, non occorre che la gente aspetti in lista per farsi fare un intervento insomma, che potrebbe essere fatto in tempi minori. Credo che il problema della valorizzazione, della professionalità dentro gli ospedali sia stata un po' lasciata indietro. Ecco, ogni volta si discute sempre quello che ho detto all'inizio, no? A me piacerebbe che si cominciasse a parlare di servizi e non sempre di danari, perché quelli non sono soldi spesi, sono soldi investiti in sanità, perché se io curo ho meno cronicità, queste insomma sono banalità, ecco, e poi gli operatori
anche ultimamente abbiamo visto un aumento delle aggressioni anche, no? Perché la gente è scontenta rispetto al sistema e come sempre il front line è quello e tu arrivi lì e ti arrabbi con chi è più arrabbiato di te, perché lavorare in condizioni come ha descritto lei, in sale operatorie in cui si sta dentro su un tavolo operatorio anche 10 ore e anche di più per riuscire a fare tutta la lista di interventi in una specialistica, quindi a una grande, alta professionalità, credo che insomma meritino tutto il nostro rispetto e il rispetto di tutti. Ecco, bisognerebbe cominciare a pensare da là, ecco, da come si possa investire, non disinvestire. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. 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 Prego. Sono io? Sì. Allora, volevo chiedere una cosa. Io volevo iscrivermi al vostro sindacato, però mi hanno detto che devo, insomma, non è come una volta che si pagava tanto all'anno o tanto al mese, tanto all'anno si pagava, no? Ma adesso si prende, prendete voi ogni tanto dall'INPS, quello che mi dai, insomma, della posta. Allora, non è più come era una volta, tanto all'anno? Questo volevo sapere, no, perché... mi dica. No, no, si può, ci sono... Allora, se viene nelle nostre sedi, magari le spieghiamo, ecco, non è... No, no, perché, no, mi scusi, sì. Ero no. Nella vostra sede, di via Piazza Oberda, lì, insomma... E mi ha dato che adesso non accettano più all'anno, ma però prendono l'oro dalla mia pensione. No, no, quello... si può fare ancora, le avranno dato una notizia parziale, se ripassa magari mi lascia il suo numero di telefono e ne parliamo se ha piacere. Mi può lasciare il numero di telefono magari perché sì, è una cosa personale. Ce questa ce l'hanno, ce l'hanno il mio già su, sì, bene, il telequattro. Se... poi me lo faccio dare e magari ne parliamo io e lei. Perché mi piacerebbe pagare tanto all'anno, non ho capito, non ho capito, certo, no, ma lei ha tutti i diritti di fare quello che le sembra più corretto, quindi ecco. Se ha voglia poi ci sentiamo e mi lascia il numero. Va bene, la ringrazio, niente, buona giornata. Anche a lei. A proposito, come va la campagna di adesioni alla CGIL? Perché insomma... c'è poi anche il discorso, no, della base che, insomma, che supporta il sindacato. Sì, allora, meno lavoratori ci sono, meno iscritti al sindacato ci sono. Questa è una crisi Noi abbiamo un numero di iscritti che aumenta, abbiamo intercettato anche, come dire, anche campi nuovi, no? Abbiamo istituito qui il NIDIL, che è la nostra categoria per i disoccupati, i sottoccupati e tutto quel mondo grigio, no? Di finti subordinati con la partita IVA, li chiamo io, perché sono persone magari che devono aprire la partita IVA per poter trovare un lavoro, in realtà sono subordinati. Abbiamo una rappresentanza ovviamente in tutte le realtà e credo che insomma nessuno deve cantare vittoria, ma abbiamo una rappresentanza di migliaia di persone insomma che dobbiamo come dire, con rigore e anche sommessamente poter rappresentare in un mondo che è molto difficile far sentire la voce del lavoro, molto difficile, dai metalmeccanici, passando per la sanità, girando per il commercio, è molto molto difficile fare, perché il lavoro non va più di moda, ma molto più di moda è profitto, nelle controparti, quindi è difficile parlare di lavoro, sembra sia una variabile indipendente, invece... No, ha un suo valore per la persona, per l'emancipazione, ma anche per il benessere di questo paese, ma di lavoro si parla poco, ecco. Io non sento parlare, si sente parlare di lavoro quando manca, ma ecco, una strategia per dire la priorità è trovare lavoro alle persone, io non vedo grandi ingegni in questa città, non so se li vede lei o se ha avuto qualche, non so, se sente questo fermento per creare posti nuovi di lavoro. Ho sentito invece di redditi di cittadinanza, giustamente, che accompagnano, ma non ho capito dove accompagnano, perché se oggi si va in un ufficio di collocamento le occasioni di lavoro sono veramente pochine. Ecco. Questa città
dovremmo capire quali vocazioni, perché io credo che sia una città che ne abbia più di una, e cominciare a sviluppare alcune linee, ecco, in maniera organica e non sporadica. Tra l'altro, chi gestirà il reddito di cittadinanza lavorerà in Cococò. Sarà un precario, quindi il navigator è un precario che dovrà dare un lavoro a un precario. Già qua c'è una contraddizione nei termini che non commento, perché va da sé che questo sistema non può essere questo. C'è tanta aspettativa, comincerà il 6 marzo, da quello che dicono. Ci sono tantissimi emendamenti ancora, per cui tantissimi nodi da sciogliere. Vediamo come uscirà, ecco, come uscirà. Ma se è il percorso per arrivare a un lavoro, come deve essere dal mio punto di vista, perché non si può dare reddito di cittadinanza senza creare lavoro, non è né dignitoso, deve essere un aiuto, no? Si chiama... Dovrebbe essere un sostegno al reddito fino a che uno ha un reddito, ma... Io sto lavoro, sinceramente, io non so dove lo tirano fuori. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno Bruno, qua secondo intervento. Sì. Prego. Ecco, volevo dire che, signora, sì. Corri voce, no? È già anche constatazione, che la sanità in generale è una mucca da mungere. Dentro c'è interesse di lobby colossali, no? E sappiamo, senza entrare nel dettaglio, che lì la è praticamente al corrente. Sappiamo che praticamente adesso l'assessore alla sanità ha detto facciamo una razionalizzazione della spesa, e quindi questa razionalizzazione della spesa viene fatta sulle parti più deboli, cioè su chi che dopra sugli assistiti, no? Si fa la razionalizzazione sugli assistiti, adesso si contingenta le visite specialistiche e si dà le visite sempre più lontane, roba del genere eccetera, mentre le situazioni di lobby vengono conservate se non aumentate. Questa nell'ottica che si va verso l'attività privata e di conseguenza praticamente l'assistenza sanitaria universale venirà penalizzata se non abolita. Arriveremo di nuovo alle associazioni di assistenza e beneficenza con le dame di carità. Dopo, per quel che vi ho detto prima dell'attività intramemia, lei l'ha detto, adesso i medici sono in rivolta. Allora, mi puoi spiegare perché i medici che adesso, con questa nuova possibilità, è in rivolta? Cosa vuol dire se in rivolta? Ecco, questo mi puoi spiegare queste parole che non ho capito? Grazie. Prego, Jack. Fa una domanda provocatoria. È evidente che se chiudono le liste la possibilità di fare in tramegna, di fare la libera professione... Le associazioni dei medici hanno già espresso contrarietà e hanno detto questo a noi non ci va bene, perché, insomma, mi pare evidente, no? Se non gli lascia fare più la libera professione, è evidente perché. Ecco, purtroppo io credo che la sanità o noi si riesce a far quadrato e uno è un rappresentante un po' di tutti, no? Perché non si può essere rappresentanti solo di una parte, perché sennò succede quello che ha detto il signore sottoscrivo e risottoscrivo, che tutto quello che ha detto è assolutamente corretto e giusto. Questa è la finalità, e ci sono dentro lui, le chiamate lui, no? Le lobby, per essere meno aggressivi, diciamo così, che ci sono dei poteri e degli interessi particolari, e quelli difendono l'interesse particolare, una parte, non sono tutti uguali, per l'amor di Dio, però questo è un problema, no? Perché a volte condizionano poi il sistema. Io dico che il profitto non deve entrare nel pubblico. Io credo che sia, questo lo dico dal mio punto di vista, dal punto di vista personale, io credo che sia stato un errore introdurre la libera professione dentro gli ospedali. Negli ospedali se uno deve firmare l'esclusività e rimanere e lavorare solo per il pubblico, perché così avremo sempre, no, questa possibilità di andare nel privato, che sarà sempre più... Poi va molto di moda sto privato, perché il privato è meglio, funziona meglio, si paga di meno, c'è tutta questa mistica dietro, no?
che credo sia sbagliata, perché come dice giustamentissimamente, noi perdiamo l'universalità del sistema sanitario e andiamo a curare chi o è iscritto a quella cassa come era una volta, oppure chi ha i soldi per potersela permettere, no? E questo è sbagliato, quindi bisogna difendere il sistema pubblico, chiuderlo e che diventi esclusivo. Questo nel mio sogno, non accadrà, non so, spero di sì, ma... Allora, un istante di pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci qua, scusatemi, era ancora un attimo affaccendato in pubblicità. Volevo far vedere abbiamo una telefonata, la vediamo tra un istante. Pronto, buongiorno. Prego signora. Pronto? Sento sì, pronto? Sì, prego. Prego. Allora, volevo fare una semplicissima domanda, perché quando sento certe cose posso anche arrabbiarmi. Qual è la differenza? Prima di tutto, chiedo scusa, il medico che lavora come medico, all'ASL, è un dipendente pubblico? Sì. Attendo risposta, ovviamente. È un medico pubblico, è un dipendente pubblico. È un piccolo. Quindi, io sono un dipendente pubblico, lavoro alla regione. Sì. Quando noi veniamo assunti, firmiamo un documento che non possiamo per legge lavorare altrove nelle ore libere. Perché un medico, allora, quando non lavora nelle ore di servizio, può lavorare per i cavoli suoi e ricevere privatamente? Quello è un abuso, a mio avviso, della legge. Lui in privato non potrebbe ricevere denaro. Inutile che mi dica di no con la testa. È un abuso della legge dello Stato. Lui in privato riceve altro denaro. Sì, ma è sbagliata. Lui è un dipendente pubblico come lo è un dipendente regionale. Noi dipendenti regionali firmiamo un documento che non possiamo ricevere altri denari oltre allo stipendio. Un medico è un dipendente pubblico come lo è un dipendente regionale. Quindi i pani sono due, non è che pane di segala o pane normale. Bisogna modificare questa legge. Il medico dovrebbe lavorare come medico generico, per dire 8 ore al giorno e non 3 ore al giorno in studio a ricevere i pazienti, e le altre ore fare quello che vuole. Non dico brutte parole perché altrimenti divento di una volgarità incredibile. Inoltre, i sindacati che cosa aspettano? Cioè, adesso finalmente hanno fatto qualcosa per noi del comparto unico, perché aspettano tanto tempo per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, sia dei dipendenti del comparto unico, che hanno aspettato una marea di tempo, che anche dello stesso comparto della sanità? Bisogna che i sindacati muovano un attimino, forbitamente, il fondo schiena. Devono veramente muoversi, lavorare per cui sono pagati. I contratti vanno rinnovati periodicamente, ogni 2 anni, bisogna vedere in busta paga gli aumenti e non anticipo sul rinnovo del contratto vedere quell'elemosina che si vede che non serve veramente a niente, fa solamente arrabbiare i dipendenti. Altro non ho da dire, ringrazio, buona giornata. Grazie per la sua chiamata. Prego, allora, ha iniziato dicendo che non possono fare attività libera professionale. Falso, loro hanno una legge che permette loro di fare la libera professione. Poi si può giudicare questa legge ingiusta, però mettiamoli così in fila. Non è che fanno una cosa che non si può fare. Questo è il primo. Poi uno pensa che la legge sia scorretta e vada cambiata, però lo possono fare, ecco, che non passi il messaggio che è illegittimo quello che fa. È assolutamente legittimo, regolamentato azienda per azienda, ora per ora, minuto per minuto, con due tipi di l'extramenia e l'intramenia. È tutto regolamentato da leggi di questo Stato, ecco.
Sui contratti ha ragione, però i contratti si fanno in due, sono come i matrimoni, no? Se la controparte, come è stato per l'ultimo contratto, ha proposto 12 euro al mese, si comincia male, no? E qui ci sono contratti, c'è il contratto della cooperazione sociale, giusto per citarne un altro che è meno ricco forse di quello del comparto unico. Il contratto della cooperazione sociale sono 12 anni che le parti datoriali si rifiutano di firmarlo. Noi possiamo fare lo sciopero. Lo sciopero è oneroso per i lavoratori, è una battaglia, quello che dicevo prima. Il lavoro è andato in secondo piano, non c'è una legge che li obblighi a firmare i contratti. Ho citato questo della cooperazione sociale perché è degno di nota, 12 anni senza rinnovo. E ho detto tutto. Eh sì, e bisogna farli in due. Bisognerebbe che anche la controparte avesse la sensibilità, come ha parlato prima la signora delle sale operatorie in sanità. Bisognerebbe che veramente la politica avesse un maggior rispetto per i lavoratori e pensasse che il lavoro è una cosa importante, il lavoro va remunerato e stesso lavoro stessa paga, aggiungerei io. Non fare due livelli, no? Perché c'è chi lavora con uno stipendio medio e chi lavora con uno stipendio da fame e magari fa lo stesso tipo di lavoro. Bisognerebbe appunto avere un po' più di rispetto per i lavoratori e dovrebbe essere dentro l'agenda politica, e quando noi chiediamo di firmare un contratto dovrebbe essere anche la controparte che ha l'interesse e crede che il lavoro sia una cosa importante. Il lavoro ai lavoratori che hanno diritto a un giusto stipendio. Invece vediamo tantissime discussioni che non riguardano gli stipendi dei lavoratori. Anzi, se si può renderli più precari e più ricattabili, si fa. Allora, sentiamo ancora una telefonata. Buongiorno. Ah, buongiorno a lei e al suo ospite. Prego. Buongiorno. Quando sento le persone che si arrabbiano perché non hanno aumenti di stipendio, mi viene veramente da ridere. Cioè, la gente non si rende conto in che stato di economia stiamo vivendo. Lo Stato deve finanziare le proprie spese attraverso solamente le tasse. Cioè, quindi per dare aumento, per esempio, agli statali, deve prelevare più tasse di quelle che prelevava prima. E poi il discorso si rigira, no? Se ci sono più prelievi, evidentemente si pagano più tasse e quindi quei soldi che sono stati dati spariscono nuovamente, e è un ciclo perverso questo qua. Questo perché lo Stato non ha la sua capacità di investimenti autonoma, perché non ha la sua moneta, eccetera, eccetera, eccetera. Poi volevo dire sul discorso dell'intramedia, no? Cioè, già il fatto che è stato concesso questa possibilità fa sì che il medico punta tutto sulle visite private. Se io ho fatto una visita privata, ho pagato 200 euro una visita. È evidente che quel medico con 4-5 visite si guadagna più del suo stipendio dell'ospedale. Quindi secondo me anche le liste che si sono allungate dipende in gran parte da questa possibilità che i medici hanno di fare le visite private. È tutto un meccanismo talmente ingarbugliato e talmente illogico che non so chi solo qualche pazzia l'ha congegnato. Buongiorno, grazie, volevo un commento. Grazie del suo intervento, Giacas, prego. No, commento dicendo appunto che sulla prima parte bisognerebbe cambiare, adesso dico una parola grossa, per dirla in una parola, bisognerebbe cambiare il modello economico, perché non è sempre, perché dovremmo allargare un po' il tiro, no? Perché sembra che, giustamente, lui ha descritto un sistema nel quale oggi noi, dentro una cerchia ristretta, ci paghiamo le nostre cose, no? Invece, se noi cambiassimo le politiche economiche, forse si potrebbe, con una tassazione diversa a chi è più ricco, con un'Europa diversa che non incida come sta incidendo sulle politiche italiane, anche sui riordini, forse potremmo trovare delle risorse, non sempre prendendole dalle buste paga delle persone per pagare altri lavoratori, sempre tra di noi, ma però allargando un po' appunto i prelievi, e dove potremmo, che non serve tanto, non serve, ci sono
studi e no, da dove andare a prendere i soldi, forse riusciremo a non fare a non avere quell'esito di cui diceva il telespettatore, che era quello di dire: beh, aumentano una parte e calo dall'altra, quindi è come se cambiassi i soldi da una tasca all'altra. Ecco, io credo che c'è una terza tasca su cui andare a prendere, e su quella non mi sembra che nessuno abbia tanta voglia di metterci le mani. Ecco, questo è il vero punto, perché c'è un momento in cui noi, il lavoro dipendente, i lavoratori, gli ultimi, la classe media è stata veramente schiacciata. Ecco, nessuno ha pensato a come venirne fuori in altra maniera, eppure ci sono altri modelli. Non serve sempre che paghiamo noi, ecco, questo voglio dire. Per esempio, aumentare le tasse a chi più ha e non aumentare le tasse a chi meno ha, questo secondo noi sarebbe già, potrebbe essere già un sistema. Per quanto riguarda l'intramegna, nacque con un'idea che forse, adesso non lo so, lo dico, cerco di capire perché è nata, diciamo così, nacque con un'idea che se l'intramegna doveva durare un periodo affinché si aiutasse a smaltire le liste d'attesa. Questo non è avvenuto. Allora io vedo con favore quello che ha scritto l'assessore Riccardi dentro le linee di gestione, che dice: io chiudo le liste, io chiudo la libera professione al medico se non abbiamo finito di fare le liste d'attesa normali, istituzionali, scusate, mi scappava la parola, quelle istituzionali. Io vedo con favore sta roba qua, perché però, ecco, io vorrei che si faccia, ecco, perché tante volte, come dicevo prima, ci sono tanti enunciati che poi non vanno a buon fine. Ma non perché io ho un accanimento nei confronti del medico, ma perché appunto se io voglio proteggere il sistema universalistico e far accedere alle cure anche chi ha meno, credo che questo sia il sistema, perché 200 euro uno può averceli, ma uno non può averceli. Io posso averceli, ma purtroppo nella situazione economica nella quale noi siamo messi, no. Poi le cure costano in privato, perché insomma anche la prevenzione, eccetera. E io credo proprio per non fare una sanità di serie A e una di serie B. Io voglio tutta di serie A, un po' per tutti, ecco, la voglio in campionato, non la voglio quella là in promozione per chi appunto non ce li ha. Forse questo potrebbe essere un sistema. Ancora una telefonata, buongiorno. Prego. Ah, ho fatto la seconda telefonata. Sono contento che la signora ha detto che bisogna cambiare il sistema economico. Però non capisco, dato che cambiare il sistema economico vuol dire ritornare al fatto che la politica influenza sull'economia, non viceversa, come succede adesso, che è il mercato, l'economia, che fa quello che vuole della politica, sì. No? Però non capisco perché il sindacato allora si accanisce contro questo governo, che in qualche maniera ha aperto il discorso contro l'Europa e il cambio di sistema e forse anche il discorso di tornare a una moneta nazionale, no? Perché è questo il punto. Cioè, se lo Stato non ha la capacità, come è nelle sue istituzioni, di creare la moneta dal nulla e quindi fare le opere pubbliche che servono e quindi distribuire ricchezza e lavoro, no? E non si va da nessuna parte, perché lo Stato attualmente è come una persona, io, lei, eccetera, che ha bisogno di un mutuo. Prende 100, però quei 100 valgono di meno perché deve pagare l'interesse, e lo Stato praticamente si indebita sempre di più, come sta succedendo, e quindi non può creare lavoro perché crea debito, e col debito non si va da nessuna parte. Se non si ritorna a avere la capacità di emettere propria moneta a costo zero, il signoraggio distrugge lo Stato e tutti i lavoratori, perché si gioca non sull'aumento dello stipendio, ma sull'abbassamento dello stipendio per avere un minimo di concorrenza con gli altri. No? Sì. E quindi il sindacato dovrebbe sostenere questo tipo di discorso, invece sta mettendo i bastoni fra le ruote anche a questo governo. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, non mettiamo i bastoni fra le ruote a questo governo. Abbiamo fatto una manifestazione che era specifica sulla manovra finanziaria, su alcuni punti specifici che, se volete, di cui insomma posso accennare, ma insomma il reddito di cittadinanza, perché abbiamo detto prima non ha. Però per tornare alla domanda che mi faceva, io non so
Sinceramente, se uscire dall'euro, perché questo che propone il signore, penso di aver capito, sì, sia una buona soluzione. Io credo che noi dovremmo cambiare le politiche europee, questo è ambizioso quello che dico, è ambizioso anche quello che dice il signore, no? Di stamparsi la moneta unica, non è che stiamo discutendo qua di punti di vista e ovviamente degni tutti, insomma. Però io credo che la sfida dell'Europa non era una cattiva sfida, quella di mettersi insieme davanti a... Il fatto è che l'Europa non è mai finita, è come un'opera incompiuta, no? E alla quale sono state demandate mille azioni da fare nei confronti degli Stati, senza che questa Europa sia mai nata. Non è un'Europa degli Stati, è un'Europa di uno o due Stati che fanno... Allora, io credo che più che uscire dall'Europa, ma questo è il mio pensiero, che ripeto è degno come quello del Signore, però... Credo che bisogna riformare l'Europa e dentro l'Europa noi possiamo trovare una forza per fronteggiare anche tutti gli altri grandi sistemi che ci stanno venendo incontro. Io non so se ce la facciamo da soli, però bisogna finirla sta Europa. Sta Europa è come un'incompiuta, una grande incompiuta, no? Non c'è un Parlamento che funziona, si parla solo di commissioni, comandano solo i poteri forti. E io credo che veramente la politica debba uscire, sì, da quello che ha descritto il Signore, che questa sudditanza all'economia, ecco, perché qui comanda ormai il più uno in borsa e dove va il Dow Jones. Io quando vedevamo il Dow Jones alla televisione dopo il pranzo cambiavamo canale. Ora noi tutti, anche se abbiamo uno stipendio e la macchina comprata a rate e il mutuo, ci preoccupiamo di dove sta andando lo spread. Adesso non voglio banalizzare tutto, no? Però è evidente che siamo anche noi intrisi di sta roba, di capire che l'economia sta vincendo sull'economia reale. E l'economia reale si può basare solo su chi lavora e produce ricchezza. Bisogna redistribuire la ricchezza. Io dico una cosa vecchia, difficile, però io credo sia così. E non mettiamo i bastoni tra le ruote ai governi. Ma che ce ne frega di combattere questi governi come se fossimo Don Chisciotte e Sancho Panza? Noi abbiamo 4-5 cose da portare a casa per chi vogliamo rappresentare. Le vogliamo portare a casa come vogliamo noi. Il reddito di cittadinanza le vorremmo portare a casa dentro un dialogo. Scusate, non è che voglio fare la regina del mondo, però il reddito di cittadinanza noi siamo andati in piazza perché pensiamo che siamo preoccupati, perché al 6 marzo partirà sta roba, non troveranno lavoro, chi non riuscirà a gestirsi la propria pratica, se sbaglia di gestirla sarà anche penale, può prendere fino a 6 mesi di galera. Questo abbiamo sentito, e abbiamo sentito dire che offriranno 3 posti di lavoro. Ma viva Dio, se abbiamo 3 posti di lavoro perché gli diamo il reddito di cittadinanza, diamo questo lavoro alle persone. Allora c'è qualcosa che non va in sta vicenda, c'è qualcosa che non va, si poteva cambiare, si poteva magari trovare con un dialogo una modalità diversa. E poi prendiamo i navigator, dicevamo prima, precari che daranno posti ai precari, ma se io ho un posto di lavoro in mano e sono precario, faranno il loro lavoro, però insomma mi sembra una gran confusione. E il centro non è dare sostegno al reddito, il centro è creare lavoro, se no qui non ne veniamo fuori. Inutile che io abbia con la paghetta, con i 780 euro, mio figlio ha 30 anni che gioca con la PlayStation sul divano, e non è una grande società, è questo, non è che abbiamo investito granché. Ecco, quindi questo c'è anche è quello. Chi lavora al centro per l'impiego già adesso è precario, come dire, sotto traccia, sì. Comunque fa capire che quanto previsto dall'iter del sostegno al reddito rappresenta un po', rispetto alla situazione attuale, un po' un libro dei sogni. I percorsi di riqualificazione, i corsi, questo trovare il lavoro in base a fasce di chilometraggio e distanza. Chi lavora al centro per l'impiego, dove arriveranno questi navigator, diciamo che rimane con un bel punto di domanda stampato, sì, in fronte. Quindi certo, questi sono quelli che attualmente già fanno questo lavoro, sì, sì. Quello che poi i navigator arriveranno, e alcuni dicono finiranno per essere, tra virgolette, degli stagisti di chi già lavora. Quindi su questa cosa qua abbiamo sentito anche delle persone che lavorano, ci sono dei grossi punti di domanda sulla gestione. Esatto, perché che non passi l'idea che noi siamo contro dare i soldi alle persone, non è questo, ma noi
Penso, come ha detto lei, che ci sono tanti punti grigi in sta vicenda e la paura è che sta roba non vada a buon fine, che la gente si illuda, pensa di avere un percorso e poi il percorso non ce l'ha. Questo non possiamo permettercelo, perché la gente sta già male, tanta gente. Allora, sentiamo la prossima chiamata. Buongiorno. Sì, buongiorno Claudio, seconda domanda. Sì, prego. Allora, il vostro segretario come persona non mi piace, perché invece di controbattere le critiche in modo democratico fa querele. Questo vuol dire non avere altre argomentazioni. Grazie. Parliamo però ancora della Camusso. Penso di sì, perché no. Credo che sia l'unica querela che abbia minacciato. Ok, allora andiamo a sentire anche Marco Prelz, che si è scusato rispetto a quanto dichiarato proprio a Tele4 circa stipendio e eventuali TFR. Sentiamo. Se ho mancato di rispetto in confronti della CGIL, mi voglio scusare personalmente con loro e con tutta la loro organizzazione. Le organizzazioni sindacali e CGIL, CISL e UIL, che sono i confederali famosi, praticamente i vertici possono prendere i doppi contributi. Le bugie di Prelz, di cui abbiamo dato mandato ai legali, di naturalmente tutelare il nome della CGIL. È dispiaciuto Marco Prelz dopo il bisticcio sindacale avvenuto in questi giorni. Precisamente dopo l'intervento di un'ascoltatrice a Sveglia Trieste, l'esponente della lista civica nata sui social si era lasciato a dichiarazioni che certamente non hanno fatto piacere ai sindacalisti della CGIL. Durante una mia intervista a Sveglia Trieste, dove ho ricevuto una telefonata da parte di una telespettatrice in cui chiedeva il buono uscita della Camusso e anche la pensione che andava a percepire, praticamente ho fatto un intervento che prendeva in considerazione varie sigle sindacali, di cui anche la CGIL. Dico subito che quella si trattava di una fake news, perché appunto non percepirà, anche perché non è ancora in pensione, una liquidazione di quel genere, ma tantomeno neanche una pensione di quel genere. Per quanto riguarda il problema con le organizzazioni della CGIL, non l'ho mai avuto, anche perché a sua volta sono anch'io un rappresentante sindacale. Ad ogni modo, ora inizia una nuova avventura per Marco Prelz, accolto tra le file della Lega. Sì, confermo, sono felicissimo dell'ingresso anche una parte di Stop Prima Trieste, la nostra lista civica che è stata creata da mia moglie e poi rappresentata da me, e una lista civica che comunque ha corso per le comunali del 2016, e adesso sono molto orgoglioso, anzi siamo molto orgogliosi di poter far parte di questa grande famiglia della Lega. Allora, intanto questa la risposta di Prelz sulla vicenda, diciamo, degli emolumenti e del TFR della Camusso, quindi comunque una parte di scuse sono arrivate. Ma non sì, so come proseguirà. Io spero che prosegua. E questo pone un problema più generale che non riguarda il signor Prelz e la vicenda in sé, no? Ma ne parlavamo anche prima, il fatto che ormai qualsiasi notizia che noi prendiamo da Facebook la diamo per buona, ma questa è altra, bisognerebbe avere un po' più di accuratezza anche nel raccogliere le notizie, ma tutte, anche quelle di cronaca. Qualche volta leggo che è successa una cosa, non è mai successa, oppure non è questo successa. Non posso essere d'accordo, infatti io toglierei il termine media dai social, li chiamerei solo social, perché, come dire, il fatto di accostarli al termine media fa sì che la gente, se la propria home page del cellulare, invece di essere quella di Google piuttosto che di un quotidiano, è quella di Facebook, e si crede a tutto quello che si legge sui social, si rischia di essere fuorviati da tonnellate di fake news, no? Anche perché tonnellate. Un giornalista ha un dovere di verificare la fonte, verificare la veridicità della notizia, magari su notizie più, diciamo così, pesanti, importanti, gravi, avere più fonti per avvalorare la stessa notizia. Sui social posso scrivere più o meno quello che voglio. Ecco, bisogna, soprattutto per i giovani,
pian pianino far emergere questa differenza, perché altrimenti no, ci si troverà di fronte a persone che credono a qualsiasi cosa. Quando si parla, con tutto rispetto, di questioni, di gossip, piuttosto che di polemica politica, una cosa, se si inizierà a far così, anche per casi di cronaca, omicidi e quant'altro, la cosa a me inizia a preoccupare un po', insomma. Certo, no? Perché c'è... per esserci un accusato quando non c'è neanche un indagato. Esatto, no? sì, ma questo è il problema, no? Di queste fake news ed è il rimbalzo che hanno, perché è un mezzo potentissimo, no? Perché posso rimbalzarlo in tutto il mondo, io basta che scrivo una sciocchezza, ma hanno fatto anche degli studi, una sciocchezza scritta, quante persone raggiunte, quante persone convince, addirittura creando dibattiti su una cosa che non è vera. Ecco, hai ragione quando dici, no, che dovrebbe rimanere solo la parola social, no, perché appunto quella dove tu puoi anche scambiare opinioni, non è che sia il male in sé, io credo è che come noi lo usiamo e ci sono anche alcuni che un po' ci marciano su. C'è una roba, non so se posso citarla, si chiama Lercio, che dice delle bagianate, delle specie di barzellette. E c'è stato tutto un dibattito pensando che fosse una fonte vera di informazione, un giornale online, eccetera. E quindi si è costruito un dibattito che è durato mesi. E non serviva più neanche segnalare che quella non era un sito, come dire, satirico, e quindi non era una barzelletta, non so come spiegare. Certo. Il problema appunto è, insomma, le chiacchiere da bar spesso vengono considerate dal tra virgolette uomo della strada come un'agenzia di stampa. Non è così, perché insomma le regole di base sono diverse, tanto che certe volte veniamo accusati di non dare le notizie. Io rispondo, prima bisogna vedere se sono delle notizie. Il fatto di essere una notizia non ha solo i termini, diciamo, della novità e del fatto in sé, ma anche della considerazione che sia qualcosa di realmente avvenuto e verificabile nei fatti. Certo. Altrimenti possiamo dire che, come dire, che questa mattina non c'era bora, però se apro la finestra, no, mi arrivi in faccia. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea io. Prego. Buongiorno, dottor Stabile, buongiorno Rosanna, sono Oscar. Buongiorno. Buongiorno, volevo chiederle, Rosanna, una cosa a riguardo, non so se è stato già trattato questo argomento, questa mattina ho aperto tardi la TV, comunque, alla sicurezza per quel che concerne e al furto che c'è stato giù all'ospedale Maggiore, nella farmacia. Sono 4 anni che il nuovo pronto soccorso sito in via Gatteri è aperto praticamente da novembre, anzi va per 5, novembre 2014. Da quando è stato spostato il pronto soccorso, tutte le telecamere che prima, in via della Pietà, dove era attivo il pronto soccorso, erano attive, si vedeva e funzionavano, nel nuovo pronto soccorso non sono mai state attivate, non sono mai state messe in funzione, nonostante io sono un ex dipendente dell'azienda, per fortuna sono riuscito ad andare in pensione, innumerevoli richieste tramite mail e tramite interessamento anche riguardo sulla pagina ufficiale di Facebook, visto che parlavate poco fa di Facebook, dell'azienda sanitaria ASWIT Trieste, per la richiesta dell'installazione delle telecamere, dell'attivazione, perché le telecamere ci sono, ma non sono mai state messe in funzione. Non vedo quale sia il motivo di questa reticenza da parte dell'azienda di far sì che questa cosa venga messa via, sia attiva, sia questo per quanto riguarda i furti, che ce ne sono stati più di diversi, insomma, e sia per quanto riguarda la sicurezza del personale che all'interno dell'azienda lavora e anche dell'utenza che purtroppo viene a usufruire di tale situazione. La ringrazio, Rosanna. Grazie, buongiorno. Grazie per l'intervento. Sì, ha perfettamente ragione, no? C'è un po' un colabrodo nei controlli, anche adesso a Catinara chiudono un po' di più le porte, ma ci dovrebbe essere anche là maggior controllo. Come ha detto il signor Oscar correttamente,
oltre che a difesa dei beni materiali che ci sono dentro. Abbiamo visto, hanno rubato insomma farmaci costosi, chemioterapici, no? Per cui al danno proprio patrimoniale che è stato fatto, servirebbe anche per mettere in sicurezza operatori e anche utenti, perché soprattutto i pronti soccorsi, che sono aperti tante ore al giorno, anche nei festivi eccetera, raccolgono anche persone di tanti tipi, e sempre di più abbiamo visto anche, dicevo prima, anche alle aggressioni al personale. Ma insomma, io credo che io come cittadino e come lavoratore devo avere la certezza di andare in un posto sicuro, e io credo che abbia l'obbligo l'azienda di rendere questo posto il più sicuro possibile. Poi avrò sempre, per l'amor di Dio, non può diventare Fort Knox chiuso con le chiavi, però io ho il diritto di lavorare e io utente di andare in un posto, sicuro. Quindi adesso, insomma, in tanti uffici pubblici c'è un filtro, c'è una portineria, esatto, negli ospedali no. Esatto. Si è parlato, non mi ricordo se riguardava la nostra zona o il Veneto, di alcuni rappresentanti delle associazioni degli alpini volontari che andano nei pronto soccorso a fare, diciamo così, ad aiutare, diciamo così, nelle fasi di accoglimento le persone, a fare anche da, tra virgolette, bodyguard. Insomma, non sì, è una soluzione, ma insomma questa notizia mi aveva colpita. Incuriosito, diciamo così. Un attimo di pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste con Rossana Giacaz della CGIL. Buongiorno. Abbiamo parlato della questione sanità, del lavoro che si sta facendo anche per, insomma, arrivare con la nuova giunta regionale, una definizione nuova degli organici. Ci sono questi tagli alla spesa in vista che i sindacati stanno cercando in qualche modo di bloccare, o comunque di arrivare a un dialogo per ridurli. Abbiamo una prossima telefonata, sentiamola, buongiorno. Sì, buongiorno, ci risentiamo. È interessante. E io volevo semplicemente dire una cosa, visto che avete parlato e io vi ho ascoltato molto volentieri del lavoro e tutte queste cose. Penso che una cosa dovrebbe partire a prescindere dalla società, che è diventata molto banale, perché sembra tutto facile, a pagare le rate, a comprare le auto, tutte queste cose che poi in realtà non è così facile, perché devi avere un lavoro stabile, devi avere, riuscire ad arrivare alla fine del mese, cioè tante cose. Io penso che ai bambini, io quando ero piccola, visto che ho un'età, ho 64 anni, ecco, insomma, e spero di riuscire ad andare in pensione, e anche spero per i giovani, ma non lo so. Dico semplicemente, i miei nonni erano contadini, dunque non sono riusciti ad andare a scuola, però la nonna mi diceva sempre, guarda, un scovazzin ha bisogno del medico, il medico ha bisogno del scovazzin. Cioè, c'è un cerchio che incomincia e si chiude e tutti quanti siamo dentro. E questo è giusto. Io penso che bisogna tornare un po' indietro, non ai bambini già piccoli vedere questi smartphone in mano e tutte queste cose. Io penso che ti facciano crescere come tutto sia facile, anche prendere, non so, un diploma, ma non è così, perché tu comunque devi lavorare. Io penso che bisogna tornare un po' indietro e spiegare a queste generazioni, che sono state anche perse per strada, che la vita è fatta di lavoro, un lavoro che sia degno, un lavoro rispettoso da ambo le parti, cioè l'umiltà, la dignità, rispetto, solidarietà, sono basi della vita, che sono andate perse. Io sono sincera, ho perso il lavoro, gli uffici del lavoro non mi hanno dato mai una mano, ho dovuto sempre arrangiarmi da sola. Ci sono riuscita, però sono stata anche sempre, cioè, tirata su con queste basi. Allora, a questo punto, io non so, bisogna tornare indietro, bisogna spiegare a questi ragazzini che non tutto è facile, le famiglie, non so, bisogna occuparsi dei bambini. Quando nasce un figlio, non è un giocattolo, è una cosa seria, devi dargli le basi della vita. E ho lavorato anche per le cooperative, per meno di 780 euro, che sia ben chiaro, e adesso li regalano a che pro? Scusatemi, questo è un regalo ed è praticamente un'ingiustizia per chi ancora adesso lavora, pulisce le strade con 4 euro e mezzo all'ora lordi? Ma stiamo scherzando?
Cioè, ma sono cose vergognose, scusatemi, ma è un sfogo, però io non so, per me queste sono ingiustizie che dovrebbero essere colmate, colmate dalla politica. Primi loro dovrebbero lavorare per 1000 euro al mese, visto che comunque non so quanto producono. Grazie, buongiorno. Grazie, la signora, sua evidenzia appunto l'altra faccia della medaglia di chi già lavora per quella cifra. Eh sì, anche per meno qualche volta, no? Perché ci sono anche, soprattutto donne che devono avere addirittura, abbiamo avuto proprio delle esperienze con persone che devono avere addirittura due lavori per riuscire ad avere 700 euro, no? Perché magari due part time, lavo scale di qua e portone di là. Questo è il punto che si diceva prima, no? Noi dobbiamo riqualificare il lavoro, ma non è che siamo contro, perché siamo stati accusati di essere contro di dare i soldi alle persone, ma come saremmo miopi, idioti, non vuol dire niente, che cosa vuol dire essere contro? Noi vorremmo che le persone avessero la possibilità di vivere dignitosamente, ma la signora ha citato la Costituzione, nel suo intervento ha citato la Costituzione, se ci crediamo e crediamo che sia... Il primo mattone della nostra società va rispettata, e lei ha citato proprio la Costituzione, il fatto di avere un lavoro e di vivere dignitosamente e di avere pari dignità davanti allo Stato e nella vita, no? E questo è il punto. Poi questo accesso al credito che ormai è diventato bulimico, in ogni parte si va, c'è un interesse zero nel quale ti vendono una roba, tu hai la busta, paga con te, poi non... Questo accesso al credito così semplice fa in modo di erodere le buste paga, ed è come uno specchio per le allodole, fa in modo che i lavoratori che prendono anche paghe non sufficienti rimangano sempre legati poi a questo mondo che è quello della finanza, che attraverso gli oggetti ci tiene legati con gli interessi, con l'assicurazione, con il tasso zero, no? Che poi è l'unica maniera magari per comprarsi la lavatrice, no? Quella lì, no? Però voglio dire, a volte ha ragione lei, no? C'è proprio una corsa, una rincorsa, e ci hanno messo un po' in questo sistema. Ha ragione anche, c'era un vecchio detto che per fare un passo avanti bisogna farne uno indietro, su questo anche ha ragione, siamo una società che continua ad andare avanti e non si ferma, forse non era tutto da buttare via, no? Perché come ho detto prima, non è che dobbiamo buttare via i bambini con l'acqua sporca, avevamo una società diversa prima, ma aveva dei valori fondanti che ci hanno fatto andare avanti, ecco. Credo che sia un problema anche della scuola e delle famiglie, sicuramente. È un problema però più in generale di come è costruita la società. Ancora una chiamata, buongiorno. Pronto? Prego. Sì, volevo dire alla signora sul sindacato, no? Allora, come ti dicevo, una volta il sindacalista nasceva e moriva sindacalista, no? Poi ha cominciato i vari Benvenuto, Lama, Bertinotti, e ha cominciato a fare politica e sono arrivati al governo, no? Più o meno. Cioè, quando sono andati su questa gente ha detto, va, finalmente gente nostra che ci porterà cose buone, diciamo, no? Ma guarda caso, da quando sono entrati loro, cioè, sono finite le conquiste lavorative, ha cominciato a perdere scala mobile, di tutto e di più. Cioè, ma veramente è stata una delusione. Cioè, e man mano ci vediamo, non so, ho visto qua Trieste nel nostro piccolo, non so, io ho iscritto per esempio la Camera del Lavoro, Vicentin, che la Camera del Lavoro non era proprio di sinistra, no? Quando e adesso lui si trova, si è buttato nel PD del Parlamento Europeo, la signora Di Leppino, segretaria di turno del partito del PD, che praticamente, io dico una cosa, no? Se uno fa il sindacalista dovrebbe farlo per passione, per voglia e per conquistare qualcosa. Invece adesso ormai il sindacalista, il suo traguardo è la politica. E un'altra cosa voglio dire a quel signore là che rassomiglia a Gramsci, il vostro segretario, quello ha parlato l'altro giorno, quello che ha parlato prima, là, qui. Sì, volevo dire, ha detto l'altra volta, ha detto sul fatto della Camuso, no? Ha detto che il politico deve fare il politico, non deve immischiarsi nei cose sindacali. Allora volevo dire, anche il sindacato non dovrebbe mischiarsi nella politica, non è che deve portare la gente in strada perché c'è la manifestazione, c'è la sede
le case a pound è contro quello, oppure perché sfilano contro quello. Il sindacalista cosa gliene frega di casa pound? Gli viene a toccare il suo lavoro o qualcosa? Cioè, lui, allora se lui dice tu non devi mischiarti nelle mie cose, neanch'io devo mischiarmi nelle cose degli altri. Grazie. Grazie della chiamata, prego Giacazzo. Non ho sentito quello che ha detto, penso si riferisse a Piga, ma parlo dell'ultimo esempio che ha fatto. Allora, innanzitutto quando uno lascia il sindacato purtroppo va a fare quello che vuole, non c'è nessun automatismo. Io, come altri e come il mio segretario ora, ho due tessere in tasca, come si dice, no? Ormai che solo due tessere, quella della CGIL e quella dell'ANPI, punto. Non ho tessere di partito. Non è così, non è vero che tutti i sindacalisti vanno a far politica e c'è gente che lo fa ancora per passione. Questo lo si voglia credere o no, insomma, però insomma, rimane nelle opinioni, perché ripeto, l'iscrizione al sindacato è libera. Chi vuole si iscrive, chi no, no. Punto. Il fatto di occuparsi anche di altro che non sia prettamente lavoro, io ho uno statuto che quando mi sono iscritta al quale ho aderito, come tutte le organizzazioni, e il mio statuto è chiaro su alcune cose, e quindi non è che non sono cose mie. L'antifascismo è una cosa mia, l'antifascismo è una cosa mia, non è una cosa di altri, e non è una cosa fuori dal sindacato. È una cosa che caratterizza il sindacato per il quale lavoro, non so di quale milito. E credo che sia uno di questi, quindi è giusto che noi difendiamo anche non solo la busta paga quando ci riusciamo, bene, male, incapaci o capaci, ma difendiamo anche quattro valori in croce che abbiamo e ce li lasciate, perché sono i nostri, e sono i nostri solo quelli in cui crediamo. Non è, possiamo discuterne in maniera democratica, questo sempre è aperto a qualsiasi discussione su qualsiasi argomento, però nessuno può toglierci quattro valori che abbiamo ancora, perché forse sono questi che mancano in giro, o forse anche nella politica, dico una cosa forte, ma forse anche nella politica. Se noi tornassimo a quattro valori che si possono condividere, si devono discutere, si devono avere confronti, per l'amor di Dio, però quattro valori sono cosa nostra, ecco, io rivendico l'appartenenza. Bene, allora sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono la signora Cinzia. Prego. Buongiorno a lei. Buongiorno. E al suo ospite. E niente, io stavo ascoltando questa signora della CGIL e niente, volevo un po', parlava di valori, che valori sono rimasti qui in Italia ancora, io non l'ho capito, perché valori non ce n'è più. Ogni persona che fa, i dottori fanno politica, i cantanti fanno politica, Sanremo quest'anno è stato tutta una politica, una cosa scandalosa. Cioè i sindacati fanno politica perché alla fin fine non difendono i lavoratori e fanno politica. Cioè le persone o fanno politica o fanno il suo lavoro. Se un cantante è un cantante, fa il cantante e non politica. Se un sindacato, il sindacato deve difendere i lavoratori e non fare politica. Qua è diventato tutta una politica, se si vuole avere successo bisogna fare politica, o essere di sinistra o essere di destra, perché poi i partiti, per quanto si liberino, destra e sinistra, poi se una destra ha 20.000 partiti è sempre destra. Ecco, per cui io non so che valori abbiamo più, ma cosa abbiamo qua più in Italia ancora io non l'ho capito. Ma non vede che chiudono tutti, è tutto chiuso, tutte le sale cinesche chiuse dei negozi sono, cioè questi pastori stanno protestando un due mesi già col latte, nessuno si è degnato neanche di vedere un pochino come va. La gente ruba in casa, fa tutto, i ladri sono liberi, i poveri, le povere persone che sono state derubate sono in carcere. E questo è il bel messaggio che l'Italia dà a tutti i delinquenti. Ma che valori abbiamo più? Una persona non può più neanche tenere una fabbrica aperta, perché da tanti furti non riesce più a farlo. E lei mi viene a parlare di valori, ma che valori abbiamo più qua? Lei mi deve spiegare che valori ci sono. Non esistono più i valori qua in Italia, non c'è più niente, c'è solo politica che si scannano uno con l'altro per la poltrona e per tutto quanto.
Ma che valori, veramente. Io con la sua educazione, io le ci ho parlato perché insomma ho voluto dire la mia, però che cavolo, qua parliamo di valori quando non ce n'è più valori. Cioè, ma non vede come siamo trattati? Una delle pezze da piedi da tutta l'Europa. L'Italia è una pezza da piedi per terra, lo zerbino, per pulirsi i piedi da parecchi anni a questa parte. Cioè, io mi ricordo quando ero bambina io, che con tutto che non ho 74 anni, ne ho 60, ma mi creda, le cose erano molto diverse. E l'ultima cosa che dico, per rispondere a qualcuno della puntata di ieri, quando io venivo qua a Trieste, che avevo 8 anni, venivo qua, a quei tempi c'erano le persone, venivano dalla Bosnia, dalla Croazia e tutto. Beh, io mi ricordo che lasciavano Trieste in un modo disastroso e i triestini si incavolavano perché vedevano di tutto per terra, stracci, bottiglie, pane, tutto buttato per terra. Ecco, io rispondo alla signora che ha parlato ieri e non ho più tempo per parlare perché non posso più chiamare dopo e avrei avuto anche altro da dirle. Comunque, vabbè, questa è stata la mia chiamata, insomma. Io vi auguro buona giornata, grazie a tutti e due. Grazie, grazie, grazie signora. Prego, Giacazza. Non so da cominciare. Io i miei valori li ho, non è che lei dovrà dirmi. Cioè, io ce li ho e sto in una comunità che li ha. Poi c'è un problema di vissuto della politica, sta passando un'idea che fare politica è una cosa brutta, sbagliata. Io credo che fare la politica come si fa oggi sia una cosa sbagliata. Noi dobbiamo riappropriarci della buona politica, perché la politica è quella che ci fa le leggi. Non è che possiamo inventare un'altra roba, oppure ci troviamo un monarca che governi per noi. Ma io credo nelle regole democratiche e nel fare la politica. Io credo che sia giusto e corretto occuparsi di politica, perché politica, nel senso della P grande, non della P piccola, della partitica e della poltronistica, che adesso va tanto di moda e c'è tutta sta corsa poco interessante per me, bisogna riprendere a far politica, perché la politica è quella che poi si traduce in una rappresentanza che fa le norme, perché sennò altrimenti le cose che ha citato la signora, chi le cambia? Oppure, se è in testa un altro modello di governo, sul quale io non sono d'accordo, può scegliere un monarca che decida e faccia le leggi. La politica non è una cosa brutta, l'hanno fatto diventare, perché è diventata la poltronistica, come la chiamo io, perché guardano più alle poltrone che alle leggi e anche all'obiettivo, ma... Che passa sto messaggio che la politica di per sé è una cosa negativa, io credo che veramente sia una cosa sbagliata. Dovremmo riformarla la politica, fare di più politica, perché la signora fa politica appena si alza la mattina, quando parla con un altro, quando fa le sue azioni, ogni giorno si fa politica, con i propri comportamenti, perché è anche come si sta dentro una polis, come si sta dentro una convivenza sociale. Io credo che questo sia quello che penso, che poi ognuno è libero di pensare, fino a che appunto lasciamo la democrazia. Allora, ancora una telefonata finale, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono molto d'accordo con la signora Giacaz, anch'io ho i miei valori, si può discutere tanto tempo oppure si può parlare anche in maniera sintetica. Il mio valore è, per esempio, il primo, io sono per la sanità pubblica, che è stato una per tutti, è stato un atto di altissima civiltà per il nostro paese, perché io voglio proprio, visto che pago le tasse, posso dire voglio che venga curato allo stesso modo il signor, che ne so, Berlusconi, va bene, diciamo così, in Italia, in un ospedale, molto bene, come un barbone, come anche un migrante, che un migrante, un immigrato, come volete chiamarlo, clandestino, non clandestino, quando uno viene al mondo è comunque presente, non vedo sta clandestinità, se ha bisogno, se è malato, ha diritto anche lui ad essere curato. Io voglio vivere in un paese così. Dopodiché, tutto quello che c'è sotto, tutto quello che c'è attorno, sappiamo, fa schifo. Ma la sanità e la scuola sono le basi di un paese civile, dopodiché ci può essere più libertà, meno interventi dello Stato, eccetera. Questi sono i due punti fermi, sanità e scuola. Di là parte tutto, parte l'istruzione, parte la conoscenza, parte la salute che è base fondamentale. Io ho anche l'idea che sia cambiato tutto quando la destra è andata su. Questa è la mia idea, e basta. La destra vuole il privato, la destra non vuole lo Stato, la destra vuole
ha i suoi, tra virgolette, valori. Io ne ho altri. Purtroppo vengono disattesi da tutti, quelli che sono stati negli ultimi 25 anni al governo, e sono molto dispiaciuta, delusa. Nel mio piccolo, anche a Tele4, esprimo quali sono i miei valori. Bene. Buongiorno, bene. Grazie. Risposta finale della Giacaz, poi chiudiamo. Sì, la signora ha fatto una giusta riflessione e colgo nel suo ragionamento la parola delusione, che è quella che fa più paura, no? Noi cerchiamo tutti appunto di trovare qualche riferimento che rappresenti veramente questo mondo che voi intercettate ogni mattina con Sveglia Trieste, quello delle persone, di quelli che si alzano la mattina, che vanno a lavorare, dei pensionati, le pensionate, dei nostri cittadini. Ma non voglio fare un ragionamento retorico, però vorrei veramente che questa delusione si trasformasse in rappresentanza, qualcuno che lì, che ci rappresenti. Io credo che in questo la politica stia battendo un colpo. Vedo molta litigiosità, ma occuparsi della grande parte del corpo di questo paese, non vedo cambiamenti, ecco, e questo porta a quello che ha detto la signora, che è la delusione e l'allontanamento dalla vita pubblica, e quindi quell'idea che la politica è una cosa brutta. Questa è forse la più grande sconfitta di questo secolo, secondo me. Grazie a Rossana Giacaz della CGIL. Grazie a voi. Ci vediamo tra poco ancora qui con il maestro Pilat tra qualche istante. Grazie. Quando io ero piccio andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli, e saltando in acqua come un ragno, me restava tutti i piedi. Se mi piaceva sai giocare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si impisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. A 18 anni con la Vespa davo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà de pagolà. Che bel potersi innamorare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si infissa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di
tante camminate, e solo in macchina e so già che qualcosa intanto si è cambiato e la gioventù non tornerà. Mi sono tornato ancora là, solo per rivedere la mia città. In Pisa, meravigliosa città, su topo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena de mar, come una mula bellissima va Trieste piena de Eccoci qua, maestro, sabato mattina, come sempre, in allegria. Come ti sta? Tutto bene? Mi pare che ti tenga un po' del raffreddore. Non sono pimpante oggi. Ma dove se c'ha pastore raffreddore, se puoi sapere? Dei fiori PC. No, non credo. Poco dappertutto, se lo portiamo, no? Sì. Quando che uno ha un raffreddore in casa che lo guarda tutta la famiglia. Esatto. E quando che un raffreddore va in autobus e glielo consegna a tutti quanti, a quelli dell'autobus, no? Anche quello, no? Tosse raffreddore. Anche questo. Se lo ciappa un pochettino. I cani non hanno raffreddore, no? Orca, questo non so. Anche loro. Vabbè. Vabbè, no, perché ho visto parecchi cani in giro. Giuseppe. Ah sì? Madonna, più cani che... Pronto, buongiorno! Ciao ragazzi! Ciao Silvio! Come sei col maestro? Lo saluto! Tutto bene? Volessimo da tanti... No, sono in carnevale, bisogna che davo due di carnevale. Ah, siamo in carnevale, giusto, Silvio. Allora? Va bene? Daghe! Invece brontola che i tempi le capai, non sei più maschere, non sei più carnevai, e questa gioventù non la ritorna più. Canta San Giusto dal suo campanile, un canto dolce che allieta il mio cuore, che Trieste è tutto un canto gentile, che dà carezza e profumo d'un fior, e elabora le onde del mar, e le sirene che fanno l'amore. Trieste è tutto un canto gentil, Trieste è tutto un canto d'amore. Oh, ne dà ancora una lei? Oh. Mascheretta che te giri tra le piazze, tra i caffè, con quegli occhi che ti impiri su quel volto del bebè, quella voce fina fina mi fa proprio ricordare, la sei bella anche carina, ma mi fa proprio innamorare. Ma con la maschera oppure a viso saresti un angelo del paradiso, pur non vedendola si rasella, di te son quella che mi ha rubato il cuore, pur non vedendola si rasella, di te son quella che mi ha rubato il cuore. Bravo Silvio! Grandissimo! Grandissimo. Ciao. Silvio!
sempre, prossima, sempre presente all'ouverture della trasmissione. Silvio, Silvio ti fa ridere, più che altro ti mette allegria, perché sei come che fosse una sigla con Silvio, no? Chiaro. Alla domenica mattina, mascheretta che te giri per le piazze e per i caffè, con quegli occhi che te impiri sotto il volto di bebè. Bella questa canzonetta qua, dove si è bello da qualche parte. Però le canzonette sono tutte belle, perché le parti dalla semplicità della gente. Queste canzoni quasi sono state fatte dal popolo, no? E come spiegavo anche, ho parlato un attimo col vice sindaco, simpatico, si parlava del de folklore, così bisogna seguire quel che la gente ha salvato, no? Perché il folklore rappresenta una forza della città, soprattutto, anche del paese, ma soprattutto della città, quando che si parla il dialetto ricorda la nostra storia, perché c'è certi avvenimenti che si restati nella mente delle persone. E quindi il testo è messo così, alla buona, magari preso da un'altra canzone o preso da un'altra... o un Uber, non voglio dire l'ouverture, volevo dire... per esempio la mula de Parenzo che ha messo su bottega de tutto la vendeva ora che il baccalà. E questo silenzio per riprendere la prossima strofa, se vedi che dava fastidio. Baccalà, perché non mammi più, che non c'entra niente. Perché non mammi più? Boh, mettevo dentro, gli poteva dire anche andiamo a ballare, no, per dire, no? Ecco, andava bene, non mammi più, perché se, tra 1, 2, 3, 4, perfetto. E quindi, poi ricordo anche, per esempio, quel tocco che dice per i debiti noi mi picca, la forca noi mi dà, mandi la lista al diavolo. Evidentemente era una volta che, insomma, uno che non pagava, e non è che lo impiccava, ma insomma, per dire, insomma, forse gli dava qualche multa o insomma veniva ammonito in qualche maniera, no? Quindi ecco, questo il fatto dei debiti probabilmente rispecchia un periodo della storia della città, no? E poi dialetto sì, è importante, perché se potessi anche valutarlo in un'altra maniera, cioè fare qualche concorso, tutti fa concorsi, fa festival, robe del genere, ecco, quel aiuteria molto, insomma, ecco, magari andare a Sanremo a cantare una canzone in triestino sarebbe neanche male, ecco, per dire, ma Sanremo, voce del verbo sare, futuro. Il telefono. Prossima telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, buongiorno maestro, buongiorno Marco, sono prego. Livio. Ciao Livio. Daniela, la Cala su Telequattro, che era qua, che lavava. Ecco. Dai, niente, volevo fare una canzone. Arrivo. Ho qua il partito musicale. Sì, prego. Ancora, e lo la posso. La strada ferrata. La strada ferrata, credo. Ah, strada ferrata? Sì, sì. Adesso che avemo... Con la strada ferrata... In mezza giornata... Viene se va... Adesso che avemo la strada ferrata... Mezza giornata se viene se va... E dopo se... Tutto qua. Tutto il tempo, no? Sono chi mi sono perso. E dopo mia moglie che ridi qua. E Zela che non ha il coraggio. Vieni qua. Vieni qua, Daniele. Oh. Facciamo un'altra canzone. Perché vai. Che cosa cantiamo? Boh, la Marina Resca. Non tenga qualcosa, qualcosa di più allegro. Porca miseria, cos'è? Allora.
Strada e adesso che avemo la strada ferrata, in mezza giornata se viene e se va, e sigi digi digi sigi digi digi bom 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 bom, digi 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 don 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 don. Se imitava il tram, no? Vabbè, grazie anche a questi amici da casa. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci rivediamo tra poco. Rieccoci ancora a Sveglia Trieste con il maestro Pilat, sempre pronti a divertirvi in musica. Te conosci Lovesick Blues? Non sei mai stata messa... Ah, beh, sentiamo il telefono, dai. Sentiamo, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Buongiorno, signora. Mi è venuta in mente una vecchia canzone di Carneval. Prego. E dago gli occhi sera, cosa che vede mal, son giovine e son bella e siamo in carneval. Vado al veglion stasera, cosa che vede mal, son giovane e son bella e siamo in carneval. In maschera se ridi se li fa vacillar, e a qualche dolce fine si viene la porta trocar, i maschera se ridi se li fa vacillar. Vado al veglion stasera, non se deve addormentar. Ah, che bella questa, la conoscevo, sì. Vado al veglion stasera, cosa che se de mai. E dopo? Sono giovane, sono bella, e siamo in carneval. Bella anche la melodia. Dove la sentì sta canzone? Oh, dappertutto, ai miei tempi. Ah, sì? Beh, ma adesso... ma non la sa che adesso torna di nuovo tutto? Certo, torna a Carnevale, sì. Torna a Trieste come che era una volta, tutto bene? Sì. Perché certe robe vien su un po' con la volta, e quel che vien su... poco la volta fa le radise, sì, quel che viene su troppo presto, amico, dito, quando uno legge un libro, no? Arriva a metà del libro e se demoda un altro libro, allora lui lo lascia là, quella a metà, e va a c'ho il libro che se ne moda, e così sì, con le canzoni, ma non è così, e quel libro là magari non lo ha finito, ecco, così se anche le canzoni, se certe canzoni che va sentite, va assaporate, vuol dire che le sono state create in un certo sistema, ma più che altro dal cuore, ecco, se vogliamo dire, no? E quindi certe canzoni triestine che se sempliciotte, direbbe te canto, vado a vedere un tasto, sì, va bene, così. Non è vero, perché indica un qualche cosa, un qualche sentimento, un qualche comunque lo spirito che è stato per creare questa canzone, e ricorda il tempo in cui è stata fatta, e quindi da quel tempo c'è il libro che gli era aperto e noi lo volevamo leggere tutto, e quindi ecco, portare un esempio per dire, insomma, ecco, e quindi anche queste canzoni volevamo sentirle ancora per capire qualche altro messaggio, perché ogni volta che uno canta una canzone dà un messaggio, ma non è detto che è il messaggio che vuol dar lui se trasmette in chi che ascolta, perché chi che ascolta riceve un altro messaggio, chi lo sa. Se mi canto una canzone come la canta adesso lei, vado a veglion stasera, e mi viene in mente delle robe, mentre un altro a lui magari gli viene in mente il veglion che faceva lui ai suoi tempi, eccetera. Comunque se semina un qualcosa di bello. Signora, la Mercanti è ancora una canzonetta, sì, dai. Sì, sì. Allora, visto che si sta questi giorni tanta nebbia a Trieste, che la nebbia a Trieste si chiama Caligo, sì. Ve canto la canzone del Caligo. Dai.
che caligo, case, strade, se sparite in quelle stelle, le fiammelle dei ferrai. Che caligo, case, strade, se sparite in quelle stelle, le fiammelle dei ferrai. O Trieste, sbagazza di sega tutti connotati, qualche d'un pegato dato dentro l'acqua col mistrale. Brava! Bella, bella! Anche questa è una canzone che si cantava una volta, sì, me la ricordo, però lei la sa meglio. La si ricorda tutta, sì? Sì, me le ricordo tutte, ho buona memoria e mi piace cantare. Va bene signora. Grazie signora. Ho cantato tanto in vita mia, tanto. Ho cantato l'inno nazionale nel bel mezzo di Cuba, dove che tutti cantava il suo inno con la mano sul cuore, e mi ho detto, ma perché noi non abbiamo di cantare il nostro inno? E ieri nel pieno della caserma Moncada, in una corsa ciclistica, e mi da sola ho cantato Fratelli d'Italia. Bene. Va bene. Va signora, bene. Grazie di essere stata con noi questa mattina. Certo, grazie a voi grazie. Per la compagnia. Adesso apriamo il jukebox. Gotta feel like calling blue. Questo se questo è un yodler americano. Vabbè. Io ero una canzone che faceva I got a feeling cold and blue, my baby said goodbye, all I don't wanna do was even have to cry. Tutto così, no? Però Jerry Lee Lewis, che era un rockettaro, l'ha fatta più veloce. Adesso te la faccio sentire, se Guido me la metti su. Dai. I gotta feel like all the blue Lord says my baby says goodbye. All I don't know what I do, all I do is said I'm crying. She called me sweet lady, such a beautiful reprieve. I had to think it over, I lost my heart and sing. I run so used to you somehow. Well, I know nobody sugar daddy now. And a love, love, lonesome, I got a love sick blue. But what the matter with me? I'm in love with a beautiful girl. She don't care about me. And I try to keep her satisfied. She just wouldn't stay. So now when she's leaving, this is all I can say. I gotta feel like all the blue roses. My baby said goodbye. I don't know what I do. I said I'm fine. Oh, little last long day she said goodbye. Good Lord, for the would cry. She knew me, she knew you. She's got a kind of love. Love, I love to hear her when she called me sweet. Such a beautiful dream. I had to think it all over. I lost my heart and sing. I run so used to you somehow.
that's what the matter with me. I'm alone with a beautiful girl. She don't care about me. And I try to keep her satisfied. She just wouldn't stay. So now as she's leaving, this is all I can say. I gotta feel like all the blue. As my baby say goodbye, I don't know what I do. All I do is sit and cry. Lonely, lost, long day she said goodbye. Good Lord, food I would die. She knew me, she knew you. She's got a kind of lover. Love I love to hear her when she called me sweet baby. Such a beautiful dream. I had to think it all over. See, I rose to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now. And I'm a long, long, long song. I got a lovesy blue. Bella questa, maestro. Tra l'altro, prima volta che la fai qui la mattina, è molto, molto bella. Speriamo un bel risveglio per molti. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Siamo ancora in versione Jerry Lee Lewis. Vabbè, dai. Fermo ancora una canzonetta che me... Ah, beh, telefono. Sentiamo. Buongiorno, pronto? Buongiorno, pronto? Pronto? Pronto, 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 pronto. Niente, pronto, vai con la canzonetta. Ricordi del passato. L'attore viene al cinema insieme a me, c'è l'attore che piace a te. L'ho fatta una volta quando che, se dovrei dire quando e senza il che, però noi diremo quando che. Come quando che comincia a parlare anche il telefono, te che ho osservato. Volevo dire, allora, dici, è il modo di dire. Bon, allora, l'attore, c'è una canzonetta che l'avevo fatta nel periodo in cui ero ad Amatrice, dove che Celentano ha fatto il suo primo film, adesso non mi ricordo il titolo, ma comunque, insomma, ha avuto... Era Erpiù. No. Quello l'ha fatto dopo, quello che ha inventato lui, che era un film che proprio non valeva niente. Comunque, siccome lui ha nome, la gente se ne dà lo stesso, ma ha speso un sacco di soldi, perché Gabi ha speso 5 milioni di roba, 5 miliardi, ma ha incassato e se ne dà la pari. No, questo l'ha fatto Pietro Germi, no? Pietro Germi era un fenomeno per me, bravissimo attore e bravissimo regista. Pietro Germi, tanto di cappello, tanta salute, e una grande stima di questo regista. E l'attore, appunto, è stato fatto, mi pare che era il titolo era proprio l'attore, credo, non mi ricordo il titolo. Boh, insomma, comunque, qualcuno senz'altro dopo mi telefona e mi ricorderà il titolo. E in quel periodo ho fatto questa canzonetta, vieni al cinema insieme a me e vai Guido, dai. Vieni al cinema insieme a me, c'è l'attore che piace a te. Ma chi sarà? Frank Sinatra tu penserai, l'uomo che non tramonta mai. Lui non è, ma chi sarà? Vieni al cinema, lo saprai, al tuo fianco lo troverai. Sai chi è? Sono io, dallo schermo capirai che amo
bocca di uomo che un bacio d'amore ti darà. E non sarò falso come l'attore del film che vedi là. Vieni al cinema insieme a me, c'è l'attore che piace a te. Ma chi è, ma chi è? Ma chi sarà, ma chi sarà? D'amore ti darà e non sarò falso come l'attore del film che vedi là. Vieni al cinema insieme a me, c'è l'attore che piace a te. Ma chi è, ma chi è? Ma chi sarà, ma chi sarà? Bene, bene. Serafino, il nostro titolo, Guido Serafino. Ah, ho capito, sì, Serafino. Il nostro Guido, non sbaglio un colpo. Vabbè, attore, di qua, attore di là. Ah, beh, telefono. Pronto? Sì, pronto. Prego, signora. Mi volevo cantare una canzone del Carnevale. Bene. Allora, Carnevale, non sa andar via, che andaremo in scaldatoio, beveremo caffè de boio, col panetto alla pampadour, la pampadour. Qua te trovi compagnia, qua te fa una cioccolata, cos'è l'ora de panada, te va là de giovani, Carneval non t'andà via, che faremo una giacchetta, ogni ponto una saetta, che se posti fulmina e fulmina, già la dalla come l'oro, con profuma la profuma, il magnate degli dei, la polenta con Giusei e con Giusei. Brava! Brava signora! Non avevo mai sentito questa canzone. So. Come la sa? Vita. So perché si canta poco questa qua. In che anno la cantava questa canzone? Ma penso nell'Ottocento. Come? Penso. E come si chiama? Laura. No, la canzone. Carnevale non sta andar via, anno 1930. Porca miseria. Brava signora, brava. So che c'è roba che cantava mia nonna, insomma. Ah, e lei l'ha assorbito subito. L'ha qualche altra canzonetta? Nel Carnevale no. No, ma qualche altra roba, così, magari d'epoca. D'epoca, no. Non vuole la mia idea. Adesso in questo momento mi c'è aperto. Va bene, ne telefonerà ancora allora. No, signora, alla prossima. Grazie alla per prossima, la canzone. Ma non stai mi fai aspettare tanto, perché meglio il braccio di tenermi qua. C'è tanta gente che chiama, quindi noi non possiamo fare altro che mettere in attesa. No, era che era per via della gente, era che ero già in linea. Lo so, ma c'è tanta gente, poi devi considerare che il maestro quando canta non è che posso
bloccarlo. Grazie signora. Grazie. Adesso, a quanto riguarda Carnevale, sono stato una volta, pochi di anni fa, a Muggia e in mega vestito col cappello e ho cantato sulla questa sagra, questa specie di festa, no? Carnevale a Muggia. C'è un po' un caldo, perché ero tutto infagottato, caldo e cantare così, no? Dopo, per aspettare i risultati, mi ero fermato in piazza. Ecco, sudà che ero, col freddo, perché se fa di febbraio, no? E c'è poi un raffreddore, sto a casa una settimana in letto. Però un bel ricordo è lo stesso, perché insomma, carnevale è carnevale. E tutte le feste rispecchia un qualcosa che avevamo dentro, no? Perché dimentichiamo i dispiaceri, se buttiamo, insomma. Se vestite maschera qualche volta? Come no? Come ah sì? E che maschera ti facevi? Ma tante robe da indian. Ah sì? Ah, sì. Da indian. Io una volta mi ero vestito di donna, ma io ero muletto, avevo 12 anni, andavo là dei preti a fare il carnevale. Mi ho messo una coperta da trio la schiena, mi ho messo qualcosa in testa, una strazza, ma no, io non somigliavo tanto a una donna. Insomma, comunque poi insomma, dopo sono andato là con la scova e sono andato là davanti e mi ha dato il premio e ero contentissimo. Volevo far vedere, prima sentiamo la telefonata. Sentimo, buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Prego. Sono Pippo, ciao. Ciao Pippo. Ieri mo in pena Pippo, perché sì. Ascolta, io ogni sabato vi aspetto, quando sì. Cominciate. Se ascolta, dicevi del film di Celentano, sarà mica Serafino? Sì, l'abbiamo detto, Serafino, bravo. Ah, Serafino, ecco, vedi. Bravo. Senti, volevo cantare una canzone, se si può. Vai. Volevo cantare Mamma, si può? Vai con la mamma. Va bene con mamma, dai. Ah. Allora, ascolta, la cantava, cioè il disco io di Beniamino Gigli, pensa, no? Vai con Beniamino. La cantava Beniamino Gigli anche. Sì, ma la cantava anche, no, allora. aspetta, chi la cantava anche? Anche Claudio Villa, Gino Latilla, sì. anche Gino Latilla, Villa. Gino Latilla anche mi pare, Gino Latilla e Claudio Villa, dai fammela sentire, dai. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te, la mia canzone mi dice che è più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice vivere lontano, perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Bravo, bravissimo. Bravo, bella Pippo. Bravo Pippo, bravo. Un applauso a Pippo. Un applauso a Pippo. Mamma, allora volevo dire, per quanto riguarda il carnevale, se Guido ha questo video che Eccolo ho fatto qua. A Muggia, no, non è questo. Non è questo, questa è la Vespa, ne è fatta in Lomovespa. L'Omo Vespa. Invece è un video che ho fatto a Muggia, ma non è questo qua che Guido, è un altro. Intanto magari lo cerchi e dopo vediamo un po'. Vabbè. Dove l'hai fatto? L'ho fatto a Muggia. Vedo che sta... In piazza? Ah,
Eh no, perché si gira tutta Muggia, si gira coi carri. Non mi ricordo la perché sono le come si dice, famiglie, no? Le compagnie, le otto compagnie del Carnevale di Muggia. Sì, c'era una compagnia nuova e beh, sono andato là, mi sono divertito moltissimo. Vabbè, non è questo Guido il video, questo è l'Uomo Vespa fatto in osteria. Adesso lo sta cercando. Adesso lo sta cercando. Intanto cantiamo qualcosa, no? Ho la voce bassa oggi. Ah, ammiro la go. Someday, someway, you realize that you've been blind. Yes, darling, you're going to need me again. It's just a matter of time. I know, I know that one day we'll wake up and find. Yes, darling, I'm going to need me again. Boom, 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 boom. It's just a matter of time. Boom, 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 boom. After I gave you everything I have and all, it called me a clown. Remember in yourself all fortune and fame. What goes us must come down. I know that one day we'll wake up and find. Yes, darling, I'm going to need me again. Boom, 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 boom. It just matters all time. Bella maestro, bella maestro. It's just matter of time. È solo una questione di tempo. È solo una questione di tempo, ha detto lui. Questa la cantava Brooke Benton, però aveva quella voce come Nat King Cole, no? Meraviglioso Nat King Cole, mi piaceva molto. E questo Brooke Benton anche, bravissimo. Vabbè, beh, insomma, bella canzone. Allora, abbiamo trovato il Carnevale de Muggia? No, è difficile trovarlo. Vabbè. Allora, qualche volta... Se fosse solo una questione di tempo l'avrei già trovato. Ah, ma non fa... Evidentemente non c'è. Evidentemente c'è anche altra. C'è altra. Se colpa mia, dai, ho capito. Come sei? Carnevale, non sta andando via. Allora, sta attento, Guido. Sta attento. Mi ha fermato un ragazzo, un certo Alessandro, e mi ha detto, ma è mia zia che fa la sua festa, perché mia zia conosceva tua sorella, che la che cusiva i vestiti, eccetera. Ma allora faccio facciamo gli auguri. Ma questi auguri speciali perché la signora Elda compie 100 anni. Ah, quando? Compie 100 anni il 10 marzo prossimo, 10 marzo prossimo. Questo mi fa piacere perché, uno che arriva a 100 anni vuol dire che ha voglia di vivere e ha vissuto bene, soprattutto anche perché ascolta la nostra trasmissione ancora e quindi bene. Guido, al posto della Muggia
possiamo cantare allora la festa delle donne? Proviamo con le feste delle donne. Va poi bene, anche con intanto la sentiamo la telefonata. Dai, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Buongiorno, volevo fare un omaggio al rione dove sono nato. Prego. Allora, noi siamo di San Giacomo, giremo il mondo. Noi siamo delle pirie senza fondo. Bevacum, noi se t'amemo. Del vino beviamo il puro, se questo è il metodo, è il più sicuro per mantenere il buon umor. In via Giuliani ci stan le botti a mille a mille, e la leggera fa scintille, ancora un litro del quel bon. In via San Marco, all'ombra dell'ultima sera, cantar se senti alla leggera, non vuole chiave del porto. Noi siamo di San Giacomo, giremo il mondo. Noi siamo delle pirie senza fondo. Bravo. Bella, noi siamo di San Giacomo. Noi siamo di San Giacomo. Noi giremo il mondo. Noi siamo delle pirie senza fondo. Ok? Ben fatta, e viva i San Giacomini a questo punto. Evviva San Giacomo. Grazie della sua chiamata, l'altra canzone che non avevamo sentito, no? Sì, bene. Guido, per piacere, mi puoi mettere sulla base di La festa delle donne? La festa delle donne. Lo trovo giusto che l'8 marzo se vai a cena col Mari, io te me babbe, ma tutte insieme. Oggi me voglio divertir, stasera in giro per la città, e guai a chi ne fermerà. La festa delle donne, la festa delle donne, la festa delle donne, sei una festa popolare. La festa delle donne, la festa che allegria, trovarsi tutti insieme per far faia in compagnia. C'è chi che si scatena e canta a squarciagola, c'è chi che balleri di popolo fa la capriola. Un bacio al primo mona che passa per la strada, un bacio al cameriere tra un insigne e una slucata. Amore mio, te me perdoni se vado in giro a far casino. Una volta all'anno la donna sola, senza nessun che la controlla. Stasera in giro per la città, e guai a chi la fermerà. La festa delle donne, la festa delle donne, la festa delle donne, sei una festa popolare. La festa delle donne, la festa che allegria, trovarsi tutti insieme per far fraia in compagnia. C'è chi che si scatena e canta a squarciagola, c'è chi che balleri di popol fa la capriola. Un bacio al primo mona che passa per la strada, un bacio al cameriere tra un insigne e una slucata. Festeggio anche il mio compleanno. Quanti anni si fa? 80. Bravo! Sei ancora morbida? Se capisci, Monica, cosa te credi? Mico 80 anni, ma piace ancora, sa? E c'è sempre quel cittun che mi sta trio. Ti saluto, vado a far fraia, e viva le donne! La festa delle donne è una festa popolare. La festa delle donne, la festa che allegria, trovarsi tutti insieme per far fraia in compagnia. C'è chi che si scatena e canta a squarciagola, c'è chi che balleri di popol fa la capriola. Un bacio al primo mona che passa per la strada, un bacio al cameriere tra un insigne e una slucata. La festa delle donne, la festa delle donne, la festa delle donne, la festa delle donne. Ale!
mica ho visto la festa delle donne una volta, sono andato. Ma da fazzi, ti stavo Rosetta, no? Come? Ste vosette, ste qua. Ste vosette nella canzone, te le facevi ti? No, ste vosi nella canzone. Ah, sì, sì, facevo, sì, sì. È ben logico. Sono tutte le domande, sono che porto le donne. Ti va a partecipare alla festa delle donne come... Sì, una volta l'ho partecipato, sì, ho cantato là, ma le mate. E beh, se diverti, ha ragione l'ora che torna. Vabbè. Allora, dai. Fermiamoci un attimo per la pubblicità, ci vediamo tra poco sempre con il maestro. Eccoci qua col maestro stamattina. Diverse canzoni, diversi pezzi, diversi dal solito, anche giustamente per variare, perché chi ci segue ogni sabato apprezza anche qualche novità nel repertorio, giusto? Ah, sì. Prima avevo fatto un discorso psicologico. Urca, con chi? Per quanto riguarda... la musica folcloristica, eccetera, che è secondo me la base per poi costruire tutte le canzoni, perché gira che te rigira le note del 7 e quindi te torni là. Anche ho sentito certe canzoni che si reputa moderne, ga dei temi di una volta. Quindi voglio dire che un pochettino la moda uccide. Perché tutto quel che è di moda vuol cambiare le basi, invece sì, se può crescere, ma un poco alla volta, la marea viene su in 6 ore, no? Non viene su subito. E anche per esempio la moda beat, no? Quando chiari i Beatles, c'è stato un periodo in cui si andava in giacca e cravatta. A mia scuola andavo con la giacca e cravatta, guai. Non si poteva andare con col maillot a scuola. Si veniva dopo la moda dei Beatles, dei figli dei fiori, e là te potevi andare col maillot rosso, le braghe blu, eccetera. Giustamente, per la libertà di uno. Però non esageremo, che dopo andiamo in giro con la piuma in testa, insomma, mi pare che sia un poco troppo, no? A meno che non sia carnevale. A meno che non sia carnevale. Vabbè. Pare che quasi qualche dubbio. Buongiorno. Buondì, si sente? Sì, come no? Si sente bene. Allora, un saluto a tutti e due, sono René, Lorenzo mi conosce, il fumettista, dai. René il fumettista? Guarda che qua non c'è una trasmissione per sì, cantiamo per subito. Per farsi gli auguri familiari. Cantiamo subito. Prima di tutto non siamo soli, ma abbiamo un grande amico che ne aiuta e ne sopporta qualche volta, e c'è l'amico Guido che grazie tino, anche Guido che ti non te lo vedi, ma c'è D'Adrio che ne metti tutto a posto i microfoni e fa vedere bel l'amico anche quando è difficile anche quando cagare a Sfredor. Questo è difficile. Come è difficile? Questo è difficile, le farme non è facile, e mi fa vedermi simpatico anche quando che dico monade. René, cosa canti? Allora, mi so che non sei Natale, è passato un pezzo, ma a me mi piace fare la canzone Chi sarà la mia stella, se okay. Posso fare un tocchettino. Che roba? Chi sarà la mia stella? Chi sarà la mia stella? Ah, proviamo, dai. Proviamo. Comincia a te che mi cerco di venire te drio. Ok. Non sta a dir, non sta a dir, aspetta. Buonanotte, ecco. E la notte di Gesù, bambi. Chi sarà la mia stella che mi porta di te? Buonanotte alla notte con te. Dove sei la mia casa? In stanotte importante per me. Chi sarà la mia stella che mi porta di te? Buonanotte alla notte con te. Sei Natal per le strade, tutti canta e mi guardo lassù, per veder la mia stella che la brilla ancor di più, la mi guarda e la parla di te. Per veder la mia stella che la brilla ancor di più, la mi guarda e la parla di te. Scusami con un poco di mal di gola perché ho già fatto influenza, ma tranquillo. Bravo, sei intonato, eh?
Grazie. Sai qualche altra canzonetta, Tiestina? Ma faccio un tocchettin, così, una versione swing de Love Me Tender, di Elvis. Love Me Tender? Sì, una versione swing. Provo così una proviamo, versione dai. Mia. Love me tender, love me sweet. Aspetta, aspetta, aspetta. Ehi. Aspetta, aspetta. My life complete. Vabbè. And I love you so. Love me tender, love me too. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you. And I always will. For my darling, I love you. And I always will. Amico, aspetta un attimo. Riproviamo col maestro che ti accompagna. Ascolta, okay. Ascolti, mette la cazzappata troppo alta. Prova un pochettino più basso qua. La me tender, la me sweet, never let me go. Ma sei troppo alta, no. In sto senso qua. Allora più alta, aspetta qua allora, sta attento. Love me tender, love me sweet, ecco. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Bravo. Love me tender, love me too, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. When at last my dream comes true, darling, this I know, happiness will follow you everywhere you go. Love me tender, love me true, hold my dream fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Bravo, bravissimo, grazie. Bravo, bravo, grazie. Ben fatto. Ha cantato un po' di tutto. Va bene. Bello. Il tema ancora per mal di gola, ma tranquillo, mi sono messo a pezzo, non preoccuparti. Come ti chiami, scusa? René. Ah, René. Allora, questo René che io ho conosciuto è un bravissimo disegnatore di fumetti. Molto bravo. Grazie. Posso dire bravo, forse anche più di me. Perché un giorno li farò vedere i fumetti che facevo quando avevo 10 anni. Un giorno li porterò qua. Va bene, saluti, ciao. Ti grazie René. Grazie. Che sei diminutivo da Renato? Com'è? Che sei diminutivo da Renato, René? Sì, diminutivo da Renato. E beh, se cada un nome d'arte no? Un po' francese. No, bravo, te vedrà. Vabbè, va bene. Allora, siamo a posto. Il repertorio che ho finito, devo mangiare qualcosa, non so, un Krafen almeno. A quest'ora qua mi viene un poco di fame. Un Krafen magari con... A gentile richiesta, un Krafen per il maestro Pinat. Con la marmellata, perché io non so se io fuori Krafen con la crema, non ti piace missi? Ma no, ma mia mamma li faceva con la marmellata, allora basta. Marmellata de? Marmellata de solita, de albicocche. De albicocche, no? Ti piace? Albicocche. No, mi piace le fragole. No, sono le marmellate, le tante, buone, tante. Vabbè. E dopo le fritole, sì. Le fritole, insomma, non è male. Fritole e crostoli, mio repertorio unico, fritole, crostoli, Krafen e struccolo, basta, tutto il resto non me ne frega e niente. E siamo a posto, e viva le zibibe, pronto, buongiorno! Buongiorno, c'è mia figlia che voleva cantare una canzoncina in diretta. Prego! E Maya canta Toyo. Ah, Toyo, benissimo. Come si chiama la bambina? Maya. Maya? Sì, la puoi aiutare un po'? Sì. 8 anni. Alza un po' col volume. 8 anni, vai Maya. Alziamo il volume che il maestro l'accompagna. Dai con Toyo.
Mi dice la mia mamma? Sposato io che si chiama? E così la cantata. E se sta una gran figata. Toyo, Toyo. Toyo, Toyo. Toyo. Toyo la mattina. La mattina a me prepara il tè. Tu non bevi quasi mai caffè. Toyo beve il suo gatto, Toyo ne te cura il gatto, bocca ti, bocca mi, bocca ca, ah, ah. Sempre Toyo, da una mano. Sempre Toyo che me dà una mano. Dai, me diceva la mia mamma. Sopra Toyo che ti ama, e così l'ho ascoltata, e se sa una gran figata. Toyo, Toyo. Grazie. Grazie, grazie a Maya, 8 anni, signora, è già pimpante, grazie, su Toyo. La giornata, grazie. Grazie, grazie. No, perché i fiori, insomma, bisogna rispettarli, perché insomma, è logico. Però a Maya che ha 8 anni, a sto punto, te potessi cantare che Toyo. Che cantiamo Toyo. Allora. C'abbiamo anche la base di Guido. Sì, la base, la con calma, che diamo il tempo a Guido per preparare Toyo. Beh, però, che la sappia ste... Sì. Queste robe divertenti, ma, no? Sì. Questo è un risultato delle mie ciacole, che i fiori parti sempre con le basi, no? Ecco, quando si impara le canzoni tiestine, ha un avvenire musicale molto radicale. Parti dalle radici, e quindi dopo potrà affrontare qualsiasi tipo di musica. Una volta era la musica sinfonica, dopo, come dicevo, si è trasformata in musica lirica, e dalla musica lirica si è fuori l'operetta. E a proposito di operette, di opere, mi vado a vedere la Carmen, perché se la mia festa è il 24 giugno e il 23 vado a vedermi la Carmen con dei bravissimi artisti, vado con mia figlia, con mia moglie, con mio figlio, con tutta la famiglia, perché voglio festeggiare in questa maniera qua. Dopo vedremo quello che succederà, magari qualche fritola forse scamperà anche. Vediamo se Guido ha preparato io, se becchiamo prima la telefonata. Allora, sentiamo il telefono. Sentiamo il telefono, eccolo qua. Telefono. Telefonata, buongiorno cari. Sono Prego. Anna Maria. Sono Anna Maria. Ciao Anna Maria. Mi canto una canzone, vivere, per darne un poco di animo. Come no, da che de vivere. Sì. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, ma ha lasciato Alfina in libertà. Son padrona ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore. Ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù. Perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Zam zam. Grazie carissimi. Bene. C'è chi gli diceva vivere anche se giovane, anche se porta via, vivere senza malinconia, vivere. Perché la gioventù, Odri Teogobico, non se ha pensieri, non se crepa più. È simpatico. Vediamo se è pronta Toyo del nostro Guido. C'è? Eccola. Me di
diceva la mia mamma, sposa toio che te ama, e così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. Toio cusi, toio ridi, nome fa mai musi, toio canta, toio suona, se che sigol me perdona, bocca a ti, bocca a mi, bocca al cam, ham ham, sempre toio che me dà una mano. Me diceva la mia mamma, sposa toio che te ama, e così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. La mattina ne prepara il tè, lui non bevi quasi mai caffè, toio bevi surrogato, toio netta il culo al gatto, bocca a ti, bocca a mi, bocca al cam, am, am, sempre toio che me dà una mano. Me diceva la mia mamma, sposa toio che te ama, e così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. Salto c'ore il pan, sa che se te porti fora il can, toio lavi te copin, che te sfusi de freschin, bocca a ti, bocca a mi, bocca al cam, ham ham, sempre toio che me dà una mano. Me diceva la mia mamma, sposa toio che te ama, e così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. Toio adesso pissi me una cica, toio slonga ancora qualche flica, toio un bacio ti darei, solo rasi te quei pei, bocca a ti, bocca a mi, bocca al cam, ham ham, sempre toio che me dà una mano. Me diceva la mia mamma, sposa toio che te ama, e così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. Toio, 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 Toio il pranzo non si prepara, come mai te resti là in palà, Toio frisi me dovi, Toio insomma te se muovi, bocca a ti, bocca a mi, bocca al cam, ham ham, sempre Toio che me dà una mano. Me diceva la mia mamma, sposa Toio che te ama, e così l'ho ascoltata, se sta una gran figata. Me diceva la mia mamma, sposa Toio che te ama, e così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. E me diceva la mia mamma, sposa Toio che te ama, e così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. Toio. Ascolta, ma sto Toio esisteva veramente? Toio, è un'idea così che mi ha dato mia figlia, Toio, perché si usa a Milano anche a chiamar Toio qualche due. Ah sì? Sì, sì, stranamente, ma è così. Vabbè. Eccoci qua, pronto, buongiorno. Sì, ciao Pilave, come passi Pilave? Eccolo qua. Sì, ciao Pilave. No, mi chiamo Lorenzo Pilat. Sì, ciao Pilat, ciao. Sono Pilat, lasciamolo perdere, che mi ricorda qualche sì, dunque non mi sei tanto simpatico. Mi sono Nico, ascolta, te mi senti? Sì, te sì, senti? Sento. Sì. Sono Nico Cuba del Sol. Sono un chitarrista. Ah, bene, cosa che ho detto? Nico Cuba, sì, un chitarrista. Sì, sì, ascolti me Pilat. Te sa tutto di chitarra allora? Sì. Te sa questa qua? Sì, sono Pilade. Te lo ascolta, conosco ascolta. Una vita, Pilade. Ascoltami, Pilade. Ascolta. Ascolta, come te mi senti? Come te se chiami? Nico. Nico.
Sì. Te ho detto che mi mettiamo Lorenzo Pilat. Nico, te cosa ha detto? Sì, ma abbassa il volume del televisore, ti prego, perché sennò senti. Abbassa il volume del televisore. Abbassa il volume del televisore. E parla solo al telefono, altrimenti. Parla solo al telefono. No, sì, non usciamo più. Sì. Bon, ascolti me. Te mi senti? Sì. Sì, ma, te sento, me. Ma te mattino te mi senti? Ma sì che te sento. E allora ascolta bene. Mi mettiamo Lorenzo Pilat. Sì, Lorenzo Pilat adesso. No, no, Pilat. Pilat. Lorenzo, Pilat. 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 Lorenzo Pilat. Ecco, bravo. Allora, te suoni la chitarra? Sì. Boh, allora te salta qua. Sì. Sì, 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 so, so. E sono. Te volevo dirti un'altra roba. Cosa c'è questa? Che canzone c'è questa? Suonate per noi, cioè, è delicato. Ma è delicato. Non sei suonate per noi. È il delicato. Bravo! Allora te sono chitarrista, allora, ma dai. Sì, quasi. Allora, fammi sentire qualcosa. Ma no, come la chitarra qua? Mi sono a casa di un amico e te cociamo. Allora, fammi sentire qualcosa con la chitarra, no? Ma non gai la chitarra con sé? No, con la chitarra qua. Non te gai la chitarra? No. E sei a casa di un amico? Allora, te mi canti qualcosa? Sì, proviamo. Te vuoi che proviamo? Dai, che? Dai. Ciappa in do. Ciappa in do, che? Do. Do. Ciappin, no, non sei do qui, no, in do, ciappin do. Allora, do. Sei do. Do. Ok. Te va bene? Mezzo tono su. Sì, sì, va bene, ma tu puoi Demo! In prima ma posizione anche. Coraggio! Do. Te vuoi che femo la galottara? Cosa vuoi? Fa quel che te vuoi, basta che te canti! No, beh, ascolta, lascia parte, dai. Ciao, ciao Pilate, ciao. Ma chi è qua? Insomma, e li trova dappertutto, adesso. Vabbè. Va bene questa, sei offeso. Sei anche arrabbiato. Sei offeso. Ma di cosa? Non so cosa vuoi. Diciamo che intanto ripetiamo per l'ennesima volta. Quando si chiama, si abbassa il volume della TV e si ascolta il telefono, altrimenti poi si sente l'eco in ritardo e non si riesce più a parlare in maniera decente tra chi è in studio e chi è al telefono, figuriamoci a cantare. Pronto e con un'altra, buongiorno. Buongiorno. Prego, signora. Sono Valdemara. Ciao Valdemara. È il bel della diretta, no? È bellissimo della diretta, anche il brutto, perché sei? Allora, fimo dei tanti che si sposano questo fine settimana, fimo faccio sposi. Ah, molto bene, prego. C'è una casetta piccina sbocciata tra i fiori, dove si attende soltanto che giunga l'amore, come una piccola fata, tu dalle vita saprai. Della casetta incantata la gioia sarai. Sposi, oggi si avvera il sogno e siamo sposi. S'apre la nuova vita nostra e più così radiosi saranno i dì. In una soffusa aurora di tenera dolce pace. Sposi, oggi s'avvera il sogno e siamo sposi. Tutto si avvera noi d'intorno e luminosi ci sembran persino i fiori. Sposi siamo al fin, mio dolce amor. Un augurio per i sposi. Bella. Bene. Bella canzone. Grazie Valdemara, che insomma è un'abitué. Marco lo vedo un poco raffreddato. Non sai che la me vedi, sono in piena proprio. Quindi povero, era roba di stare in letto.
la ha tenuto duro per sto sabato. Esatto, bisogna tenere duro. Grazie, grazie Valdemara. Mai molar. Dimmi tutto, maestro. Ma cosa che ti dico? Siamo qua. I am here. Allora, ricordo l'amico Tom Jones, che è a Lubiana. Venirà a Lubiana. Ah! Mm-hmm. Spero di andare a poterlo vedere, perché sono da tanti anni che lo ascolto e non siamo mai trovato, ma non è facile perché quando sei spettacoli non ti fa entrare di qua e là. Boh, vabbè, speriamo. Pronto? Va bene. Pronti, via. Sentiamo la telefonata. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Allora, la devi ascoltare solo il telefono, non la televisione, Perché ma infatti. Bravo. Bene, bravo. Bene, dai che tutto, dai che. Niente, volevo dire che ho trovato e vi ho mandato tramite mail quella canzone che gli aveva fatto la signora prima, Carnevale non sta andar via. L'avevo vista, sì. Ecco, con tutte le parole e anche una versione cantata. Vabbè, ti vuoi cantarla? No, quella no, se sei canto un'altra. Vai, canta quel che te vuoi. Allora, mi a suo tempo il maestro che gli avevo domandato se gli aveva sentito quella canzone quando i fiori diventa grandi e domanda del papà e la mamma che rispondi che il papà si andrà a soldare non sarà quel grande delitto darsi un bacio prima al portone, tutto scuro e tutto fitto, testimonio scovazzone. E se a mamma gli riporta che non vedi a far l'amore, a mignanca non riporta, son parola del mio cuore. Bravo, bella. Questa mi par che se è lassù sull'alte cime. Tarara. C'è una parodia di una canzone, non mi pare? Sì, lei la mi diceva proprio sta roba qua, ma è un tempo fa. Allora dopo spisica, sì. Missia, vada di qua da là, mi sì. Veniva fuori che ho trovato la versione, tra virgolette, sì, in dialetto sì, nostro, sì, eccolo. Sì, allora sì. Volevo dire questo, tutto qua. Vabbè, sì. Grazie, bene. Prego, grazie l'amico. Maestro, torno che mandiamo il video del prima dell'Homo Vespa, quel che avevamo visto, così facciamo un attimo di pausa e poi riprendiamo. Vabbè. Più freschi e più pimpanti. Ok. Allora, recupereremo quel che prima Guido ne aveva proposto in preview. Eccolo qua. Vai. Estremo confine del mare e poi la nave a paura. Da San Giacomo a Royan e a Ovecio Fiol Duca Trio de bulle, sega, meson, la vieri.
aveva l'occio stoppato, cinco piombo, cinco piombo, cinco piombo, cinco piombo. E la seconda, oh mio Dio, dopo 2 mesi l'aspetta un figlio, cinco piombo, cinco piombo, cinco piombo, cinco piombo, cinco piombo. E la terza, che brutto segno, la che aveva la gamba di legno, cinco piombo, cinco piombo, cinco piombo, cinco piombo. E la quarta per l'occasione, che mancava in mezzo polmon, cinco piombo, cinco piombo. Se la mamma la te domanda dove sei Bertolini, dove sei Bertolini, dove sei Bertolini? Se la mamma la te domanda dove sei Bertolini, Bertolini senta in casa. Pronto, pronto, pronto. Pronto, buongiorno. 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 Pronto? Sì. Lane Conti. Sono Marina. Ciao Marina. Oggi mi sono innamorato speciale. Di Marina, una ragazza mora assai carina. Bionda. Bionda. Ah, bionda? Sì. Allora, mi sono innamorato di Marina. Una ragazza bionda ma carina. Ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistarle il cuore? Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Devo dire oh mia bella bionda. Che bella bionda. Oggi è un giorno speciale per mia mamma. Ah. Oggi che lei la segue ogni sabato puntuale. Oggi compie 94 anni. 94. Allora auguri anche alla signora 94. Mamma mia, siamo in un'epoca vincente proprio, Prima sì, 100. Io... E mia zia fa 96. Tanti auguri mamma da parte da me e Chiara. Bene. E volevo se potesse dedicargli una canzone cantata da lei, perché io sono stonata, una canzone di Orietta Berti, in Via dei Ciclamini. Via dei Ciclamini, sì, ma però non me la ricordo bene. Cioè magari in Via dei Ciclamini. In Via dei Ciclamini dove abitavi tu, vendevano le bambole vestite come me. La guerra era finita, ma però ricordo che... In Via dei Ciclamini, il 120, non mi ricordo bene neanche io. E se no, finché la barca va. Al 123. Sì, finché la barca va. E infatti, finché la barca va. Questi, guardi, le dico una piccola cattiveria. Io ho fatto Finché la barca va ed è stato un grande successo. Poi mi sono ammalato, ero non so come, mi pare che ero in un ospedale, non mi ricordo più. E i miei colleghi hanno imitato Finché la barca va con altri autori, in Via dei Ciclamini, però Via dei Ciclamini non ha avuto il successo di Finché la barca va. Ecco, questa è una piccola cattiveria. Comunque, sentiamo, mi canta insieme a me? Canta insieme a me Finché la barca va? Beh. Finché la barca va, ecco, il dedicato. Dai, allora, pronti? Il grillo disse un giorno alla formica. La formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino, e non me la ricordo. Aspetta la vendemmia se l'avrai,
mi sembra di vedere mio fratello, bello, che aveva un grattacielo nel cantù, voleva arrivare fino in cielo, cielo, ma il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, la lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va. Stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. Brava signora, brava. Ben fatta. Bene, e via. Tonata. No, 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 va benissimo anche... Cioè io ho sempre detto stonati o intonati, quando si canta col sentimento e col cuore va tutto bene, va tutto bene. E auguri alla mamma che compie 94 anni. Grazie. Ancora auguri. Grazie, auguri a lei e a tutti quanti. Vabbè, adesso mi ha fatto ricordare quel signore prima che cantava quella canzone qua, c'è, guarda qua. Su per i monti, su per i monti. Tutte le canzoni che cantavo in colonia, mi ricordo, queste canzoni qui sono un po' malinconiche, però mi piacevano. Aspetta, sta qua faceva così. Su per i monti, su per i monti, che noi andremo, coglieremo, coglieremo le stelle alpine. Per donarle alle bambine, su per i monti a gareggiare, poi là là, e viva viva il reggimento, e viva viva il corpo degli alpini, e viva viva il reggimento, e viva viva il corpo degli alpini. Dopo si faceva la montanara che conosciamo tutti, no? Lassù sulle montagne, beh, quella la conosciamo. In più dicevo, guarda, a me piacerebbe fare un disco, un long play, no? Una volta si usava il long play, adesso ci sono i CD, di queste canzoni qua, fatte magari con un altro arrangiamento, perché... Non so, per dire Paganella, Paganella, oh montagna tutta bella, un po' triste. Allora facciamola a tango, senza rovinare lo spirito degli alpini, per l'amor di Dio. Paganella, Paganella, oh montagna tutta bella, Paganella, Paganella, oh tutte, tutte belle noghene, 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 pam 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 pam, una bolsa per vedere la Paganella, una bolsa de bombini. La vita del tentativo, non me la ricordo più. Vabbè, comunque è qualcosa. Poi c'era il ponte sul ponte di Bassano. Ah no, non è così questa. Sul ponte di Bassano, noi ci daremo la mano. Noi ci daremo la mano ed un bacin d'amor, ed un bacin d'amor, ed un bacin d'amor, per un bacin d'amore succedono tanti guai, non lo credevo mai. Doverti abbandonar, doverti abbandonar, doverti abbandonar. E dopo io, tante altre sono stato qua, dopo c'è Stellutis Alpinis, che per me è una delle più belle canzoni, è un pochettino triste purtroppo, ma non volevo accennarla. Mi fa che... Dunque... Spero di ricordarmi. Se tu vesca
sutas cretis la che lo mansotera alus la leundis elutis dalniosa lesta bagna. La fermo più bassa perché è troppo alta. Se tu vedi casuta stretis la che lo mansotera alons plas plendiste luti dagnosa resta bagna pa segna un ecrosute y escorpi da un lital gre so ceste lis nas verbute so di lo io duar sorce stelis nas lerebute so di lo io do arcuie ciol su ciol pure stelute che riguardi il destri nebus adute e poplati letal se quam piacase tu se sole e di cul tu presparme il mio spirito a tortis vole io le stelle sin con te il mio spirit a tortis vole io le stelle sin con te. Ale, è un po' triste, mi dispiace. No, non ho neanche mille volte, siamo là, ecco raffreddor qua. Eccola qua l'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, io telefono da Porcia, Pordenone. Da Porcia, in provincia di Pordenone, prego. Sì. Volevo chiedere al maestro Pilat, la sua amica cantare La penna nera degli alpini che la amo da morire, questa canzone? Prego, cominci. No, io no. No, adesso non mi vengono le parole, ma non la sa lui. Sì. La penna nera. La penna nera? La penna, penna. Ah, penna nera. Non me la ricordo, no? Sì, sul cappello. No, non mi ricordo. Forse se me la accenna, sì, magari me la ricordo. Un'altra volta magari la me la può cantare sabato prossimo? No, questa qua. Provi ad accennarmela, signora. Dio... Porti un cappello e una penna nera, se ti rivedo, mio vecchio alpino, torti a casa un ricordo, lasciando qui il tuo cuore, e il tuo nome, la brigata chiama ancora. E così. Brava signora, brava. Questa non me la ricordo, è una canzone un po' particolare. Perché io ricordo più o meno quelle che cantavano un po' tutti, no? Sa com'è? Non so, tipo le stellette che noi portiamo son disciplina, no? Sta qua. Poi c'era una bella canzone che adesso non la ricordo bene, Il Signore delle Cime, molto bella questa canzone. Sì, anche quella è bellissima. È vero o no? Sono tutte belle, La può accennare lei, signora? La signora delle cime non se la ricorda? Lei. Ah, vabbè. No, cercherò di trovarla io, va bene. Prossimo sabato, ok? Va bene, signora. Grazie alla signora, noi andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo per il finale di questa mattinata con il maestro.
Arra che passa la villanella, osce che bella la fa innamorare. E come balli bene bella bimba, bella bimba, bella bimba, come balli bene bella bimba, bella bimba, balli bene col verso là sulla scala, osce che balla, che grazia fa. Come balli bene bella bimba, bella bimba, bimba, come balli bene bella bimba, bella bimba, balli bene. Ancora una telefonata e poi faremo il finale, finale, finale. Buongiorno. Sì, finale ligure. Buongiorno. Se per corte... Allora, complimenti a voi, la trasmissione bellissima e al signor Renzo Pilat. E volevo, se è possibile, sentire per mia mamma Aida, che ormai ha superato una certa età, la canzone Le ragazze di Trieste. La me la può accennare, signora? È molto vecchia. Lo so, era le ragazze di Trieste, suona con ardore. O Italia, Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Insomma, è di quell'epoca. Le ragazze di Trieste, esatto, cantan tutte grazie, con grazie, amore. Grazie. O Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Le ragazze di Trieste cantan tutte con amore, o Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Bene signora, la me canti qualcosa, dai. Andate via. Sì. Allora. Ma siamo in finale, sai, allora. Possiamo andare di finale. La mia nonna mi diceva, yeah, ai muletti e il vin fa mal, non sta bever come i vecchi. Te va via come un coccal. Coccal, te come un coccal, coccal con raffreddor. Sta attento, perché sa, non si sa mai che dopo che io sa il naso. Il naso. Ed è sotto la credenza, la teneva un bel fiascon. E ogni tanto la slucava, senza perdere l'occasione. Casa mia, casa mia, ne sono tutta un'osteria, ogni stanza un bettolin, se respiro d'orte di casa mia, casa mia, ne sono tutta un'osteria, ogni stanza un bettolin, se respiro d'orte di. Mi son nato in una botte, vinghe latte gocciuccia, cosa vuoi che bel battiso dentro il vin e il megato c'ha. E siccome egli era santo, anche il prete che bevù. In sta casa tutti bevi, anche il canse in can farà. Casa mia, se sono tutta un'osteria, ogni stanza un bel tonin, se respiro d'or de vi. Ehi, la 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 la. Con una boia attorno al collo, de merlot o de fosco, e mio pare colse duro, e mi dici che sei inchiostro. Non sapevo come mai mi son rosso dei cavei, sempre il marchio della casa, casa mia del Colisai. Casa mia, se son tutta un'osteria, ogni stanza un bettone, se respiro d'ordevi. Ehi, casa mia,
c'è già tutta un'osteria, ogni stanza un bettolin, se respira odor de via. Nam na na ni ma na nam na na ni ma na nam na na ni ma na ma nam ma na mi na ma nam na na ni na ma nam na na ni ma na ma ai am ma na ni la la nam na na ni la la nam na. Ciao a tutti. Ciao a sabato. Quando io ero piccio andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli, e saltando in acqua come un ragno, me restava tutti i piedi. Ah, se mi piaceva sai giocare. Certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si impisa, meravigliosa città, su una greta che vista proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. A 18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà de bagolà. Che bel potersi innamorare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si infissa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantare. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. Quante gite, quante camminate, adesso vado in macchina e so già che qualcosa intanto è cambiato e la gioventù non tornerà. Mi son tornato ancora là, solo per rivedere la mia città. Trieste in Pisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare, come una mula
Trieste piena di...